Ci siamo salutati ieri sera al momento dell'accoglienza, della cena e dell'incontro sui comuni rifiuti zero. Saluto i nuovi arrivati. Ci sono persone, delegazioni che vengono davvero da tutta l'Italia. Vi ringraziamo per la fiducia che avete attribuito a questo momento di formazione, sperando di essere all'altezza, anche se credo che qui avete l'opportunità di entrare in contatto sia a livello di expertise sia a livello di qualità delle attività associative con dei pezzi davvero importanti dell'esperienza di Rifiuti Zero, non solo in Italia e non solo in Europa. Sta arrivando anche il sindaco del comune di Capanne per portarci un saluto. Il programma prevede di entrare subito nel merito. Abbiamo avuto qualche piccolo disguido tecnico, quindi abbiamo perso una mezz'oretta. Dovremo essere disciplinati e per estrarre il massimo di conoscenze, di informazioni e di strumenti da questo incontro. Ringrazio per l'organizzazione, per il contributo che insieme al sottoscritto hanno fornito per la buona riuscita di questo momento. Patrizia Pappalardo, che è l'organizer del settore formazione del Centro Ricerca Rifiuti Zero, la ringrazio insieme a tutti i membri, amici, fratelli del team operativo e del comitato scientifico del centro ricerca. Ringrazio Enzo Favoino che ha, come al solito, fatto da supervisore tecnico-scientifico e anche da ponte per intercettare il meglio dell'expertise a livello nazionale. E dette queste cose, prima di introdurre i 10 passi Rifiuti Zero, sono programmati due momenti formativi, il primo da Patrizia Losciuto, coordinatrice di Zero Waste Italy, che era qui, eccola qua, se viene, e il secondo da una breve comunicazione di Marta Ferri, che sta facendo appunto una ricerca sulla antropologia del zero waste, facendo uno studio anche perché le conoscenze, le percezioni di quello che sta avvenendo sono un'assoluta novità, quindi esserne consapevoli è uno strumento ulteriore, un valore aggiunto che va al più presto messo a disposizione. Patrizia? 15-20 minuti. Sì, infatti. Buongiorno a tutti. Però, cioè, questo sarà, permettetemi, intanto buongiorno a tutti, anche a Javier. Sarò un po' rigida con i relatori nel far rispettare i tempi proprio per riuscire, diciamo, a concludere in maniera ottima questa giornata. Quindi, Patrizia, prego. Buongiorno a tutti. Vi presenterò un po' per iniziare, appunto, come ha detto Rossano, il percorso dei 10 passi di Rifiuti Zero, una riflessione, un po' l'approccio di Rifiuti Zero, l'approccio Zero Waste, come deve essere per un amministratore, per un attivista o anche per un consulente. Quali sono i prerequisiti, quindi, come ho detto, per cittadini, amministratori e consulenti? Questo ci permette di approfondire in modo, diciamo, riflessivo proprio come divulgare il messaggio Rifiuti Zero. Ieri è stato accennato il discorso internazionale. È molto importante sapere che facciamo parte di una grande famiglia, una famiglia che è planetaria. La Zero Waste Alliance, alla quale aderiscono diversi attivisti, imprenditori, consulenti da più parti del mondo, lavora appunto con questo obiettivo importante per un mondo senza rifiuti. E la Zero Waste Alliance è stata appunto creata per promuovere un'alternativa, per dare una risposta, per proporre quindi alternative alle discariche e all'incenerimento e soprattutto per sensibilizzare tutta la comunità dei benefici sociali ed economici.
se applichiamo appunto la strategia rifiuti zero. Ma vediamo un po' i volti della Zero Waste International Alliance. Potete riconoscere, molti di voi sicuramente conoscete queste persone, Rick Anthony in California, a San Diego, che è il coordinatore, si può dire a livello mondiale, della Zero Waste International Alliance, il nostro Corcone, Eric Lombardi, dalle Filippine, vedete, da più parti del mondo, Sonia Mendoza, al Brasile, Rodrigo Sabatini, il nostro Rossano Eccolini, dalla Svezia, dalla Spagna e Washington, Brenda Platt. Sono tutti esperti, attivisti, ma anche, come Rick Lombardi, rappresentanti del mondo degli imprenditori. E quindi quale deve essere l'approccio rifiuti zero? È un approccio metacognitivo, e attraverso un lavoro dettagliato, ieri si è parlato dell'importanza del dettaglio, sulle buone pratiche e i buoni incontri tra le persone. Questo è un momento importante di condivisione e facciamo tesoro di questo momento per poi, quando ritorniamo nelle nostre comunità, nelle nostre città, possiamo, diciamo, usufruire di tutte queste informazioni. L'interesse centrale nell'approccio della strategia rifiuti zero è appunto la comunità, e per comunità intendiamo tutti, intendiamo i cittadini, intendiamo le persone che lavorano in questo settore del riciclo, del riuso, intendiamo i consulenti, intendiamo le amministrazioni, una comunità qualsiasi dimensione, che può essere grande, se pensiamo a San Francisco, o una piccola comunità, pensiamo a un piccolo comune ad esempio in Sicilia, una città del nord o una città del sud. Il centro appunto dell'interesse di rifiuti zero è la comunità, e certamente pensiamo di far calare il modello di rifiuti zero all'interno di una realtà, come un abito da cucire addosso. Le esigenze che possono essere in una piccola città non sono le stesse di una grande città, e quindi prenderemo dei punti di riferimento importanti. Ma, diciamo, cos'è che è importante in questo approccio? Osservare quello che fanno gli altri, proprio per imparare, ma non per copiare in maniera, senza aggiungere assolutamente nulla. Dobbiamo aggiungere la nostra creatività. Questo è il caso di, nei Paesi Baschi, di Pusurubil. Vedete come hanno risolto, per la raccolta di umido, hanno creato queste colonnine con un numero di riferimento, il cittadino fa... Com'è? No. Il cittadino va a mettere il contenitore, quando è pieno, poi viene svuotato e poi in seguito viene rimesso. Vedete come ogni realtà può inventarsi qualcosa, aggiungere una creatività, aggiungere qualcosa in più che risponde alle esigenze appunto del territorio. E la variante sono appunto i buoni incontri, gli scambi, i contatti tra le persone, le telefonate, storie interessanti che si incrociano e che nel momento opportuno risultano essere una base importante. Un progetto di un inceneritore in un posto, allora posso mettermi in contatto con altri attivisti, altri amministratori che si sono impegnati, e quindi questa rete che si crea risulta essere un supporto importante. Allora, vediamo come può essere diffuso il messaggio rifiuti zero. Possiamo parlare di una comunicazione efficace. Bisogna visualizzare bene che la comunicazione per rifiuti zero deve essere una comunicazione orizzontale, partire appunto dalla comunità e immaginare tutte le possibili risposte da parte della comunità, mancano due, e attivare percorsi comunicativi appunto alla pari. E come dicevo prima, come un vestito, modellare il percorso di rifiuti zero, il percorso comunicativo, secondo le esigenze dei cittadini. Rifiuti zero ha fede nella comunità, questa è una cosa molto importante. Sono i cittadini che si impegnano, e quindi sono loro che decidono in un certo senso come muoversi. Prego.
Invece una campagna di comunicazione inefficace è appunto una campagna che parte dall'amministrazione che è calata dall'alto senza consultare i cittadini, che parte da un atteggiamento appunto burocratico. Questo che cosa crea? Crea dei contraccolpi che poi sono difficili da recuperare, perché si crea una sfiducia tra cittadini e amministratori. Quindi possiamo dire che Rifiuti Zero si muove sulla reciprocità. Imparo da te, a sua volta questo percorso diventa disponibile, diventa bene comune per tutti. E ogni realtà, anche se è una piccola realtà in un comune, anche in un quartiere, anche se è modesta, può essere da insegnamento, può insegnare ad altre situazioni. Quindi avere una comunicazione porta a porta. Ad esempio, se devo cominciare una comunicazione sulla riduzione, comincio a incontrare i cittadini, i rappresentanti, non so, di associazioni, categorie, e quindi si crea un dialogo e capisco come divulgare il messaggio. Oppure una buona comunicazione, si deve costruire un impianto di compostaggio, preparare i cittadini a questo, capire quali sono le paure, quali sono le riflessioni, quali sono, diciamo, le questioni che sorgono rispetto a questo discorso, e curare quello che dicevamo anche ieri, ogni dettaglio. Un bel quadro, posso dire, che è la risultante di tanti degli dettagli messi insieme. Quindi anche una piccola cosa può avere un'importanza cruciale. E immaginare tutte le possibili risposte da parte dei cittadini. Se faccio questo, che cosa può succedere? Eccetera, eccetera. Il Rifiuti Zero, come è stato detto ieri più volte da Rossano, non si fonda sulla tecnologia. Questo non vuol dire che non si accetta l'informatizzazione, come ad esempio avviene nel caso della guida, ma si fonda quindi sulla buona organizzazione, sull'informazione, lo scambio e il coinvolgimento della comunità. Come spesso dice Rossano, sono i cittadini che fanno la differenza, la differenza e la differenziata. E allora possiamo concludere dicendo che il messaggio Rifiuti Zero è un messaggio positivo e propositivo. Si parte dai conflitti territoriali, un inceneritore, non fanno la raccolta differenziata porta a porta come si deve, i cittadini protestano, ma si arriva a una proposta positiva e concreta. Quindi possiamo dire che Rifiuti Zero si rivolge a tutti, ma soprattutto, in particolar modo, ai giovani, si rivolge ai giovani, perché noi stiamo parlando di futuro, stiamo parlando di sostenibilità ambientale, e quindi è un messaggio che arriva davvero, davvero nel cuore. Grazie. Adesso abbiamo il tempo per Marta Ferri. Salve a tutti, sono Marta Ferri e mi occupo della ricerca antropologica per il Centro di Ricerca di Rifiuti Zero di Capannori. Il mio focus è capire chi sono gli zero wasters in Italia, quindi chi sono gli attivisti italiani. Di conseguenza questo significa capire come sono organizzati, quindi come cooperano sulla rete locale, con la leadership politica, quindi le amministrazioni, con la cittadinanza, e come soprattutto interagiscono fra di loro. E quindi questo mi porta ad analizzare non solo quindi la rete locale, che sia comunale, provinciale, regionale, ma anche come si sviluppa a livello nazionale e, dove possibile, anche a livello internazionale. E di conseguenza questo mi vede impegnata in prima persona a viaggiare in Italia prendendo delle zone campione decise con il centro di ricerca e parlare, incontrare, vedere, anche un po' vivere la vita degli zero wasters italiani.
Questo mi serve appunto per capire in che modo dal nord al sud dell'Italia, quindi dalla Val d'Aosta alla Sicilia, cercano di cooperare, cercano di interagire tra di loro ed associarsi in un'indagine che va dal micro, quindi rete locale, al macro, rete nazionale e internazionale. Grazie a tutti. C'è il sindaco del comune di Capanno, Giorgio Gingaro, che è venuto a venire qua. Su sterduti a Bormio, no. Bormio è una delle 40 frazioni del nostro comune, non so se l'avete notato quando siete arrivati, so che venite un po' da tutta Italia. Il nostro comune è enorme, grandissimo, e quindi è difficile anche reperire i luoghi dove si fanno le riunioni. No, a me fa piacere portare il saluto mio e dell'amministrazione comunale di Capanno, a voi che siete qua stamattina, e ai relatori che si susseguiranno. Naturalmente porgo il mio saluto a Rossano, che è l'organizzatore assieme ad altri, ma è colui che in qualche modo rappresenta l'anima di tutta questa strategia e di tutta questa bellissima avventura Rifiuti Zero. Forse qualche anno fa io e Rossano non ci saremmo immaginati di arrivare qui. Avevamo delle speranze, ma non forse così forti, ecco. Devo dire che la grande notorietà, secondo me immotivata, del nostro comune è frutto di una grande volontà, di una grande determinazione e, mi piace dire, di risultati concreti, perché spesso si sente parlare di grandi voglie di fare le cose, poi in realtà le cose non si fanno, e lo dice un sindaco che a volte spesso lo dice. Bene, su questa partita, cioè sulla partita dei rifiuti, sulla partita della gestione dei rifiuti e della raccolta differenziata, credo che tutte le cose che vengono dette in realtà a Capanno le sono state fatte. E quando vado a fare le iniziative in giro per l'Italia, a raccontare la nostra esperienza, è sempre in premessa che dico questo, e cioè le cose che racconti in realtà noi le abbiamo fatte, non è che ci abbiamo da fare. E allora uno dei temi che spesso ci poniamo anche con Rossano è: bene, se siamo arrivati fino a qui, cos'è che possiamo fare d'ora in poi? E credo che le iniziative come questa servano proprio a stimolare ulteriori novità per farci fare ulteriori passi in avanti. È questo che mi auguro scaturisca dalla discussione, dal dibattito, dagli approfondimenti che si susseguiranno in questa giornata, in maniera tale da portare sul tavolo dell'amministrazione pungoli nuovi per provare a fare passaggi ancora più coraggiosi verso Rifiuti Zero. Noi ci avviciniamo, siamo intorno agli ultimi dati, ci dicono che siamo cresciuti ulteriormente da quando abbiamo iniziato a fare la tariffa puntuale. Dati regionali ci dicono che siamo intorno all'86% con i correttivi regionali. Abbiamo un dato sostanziale che per noi è importante, cioè il calo del rifiuto, perché siamo a oltre il 30%, probabilmente vicini al 35% in tutto questo periodo, e questo per noi è assolutamente significativo. Stiamo per costruire la quarta isola ecologica, è di una settimana fa la notizia che abbiamo acquisito un altro capannone industriale proprio qui sotto a Guando, un'altra frazione, proprio per costruire la quarta isola ecologica, quindi ormai ci stiamo ramificando in tutto il territorio comunale, e la tariffa puntuale, come vi dicevo, sta veramente funzionando, sta dando risultati interessanti. Pensate che andiamo a raccogliere il materiale indifferenziato in alcune frazioni una volta sola al mese con un piccolo sacco, e questo vabbè, poi vedrete che non so se ci sarà anche dell'ACIT, ma ve lo diranno con più particolari. La popolazione risponde bene, e qui termino il mio saluto.
perché lo stimolo che abbiamo dato in questi anni e la grande volontà dell'amministrazione ha permesso di contagiare i quasi 50.000 cittadini di Capannori, e questo è il vanto più grande che ho, devo dire la verità. Al di là di questi numeri, di queste percentuali, al di là del bellissimo percorso fatto, l'elemento centrale di questa strategia, secondo me, è proprio quello di aver mosso la comunità. Nel caso di Capannori, di averla fatta la comunità. Perché noi avevamo 40 piccole comunità, le comunità delle nostre frazioni. Bene, con questa operazione di grande partecipazione, una rivoluzione politico-culturale, di fatto si è creato intorno al pattume una formazione di comunità, un orgoglio di comunità. Voi sentirete i nostri cittadini, se avete modo di parlarci, sicuramente lo farete. Beh, insomma, intorno a questa cosa loro si sentono veri e propri protagonisti. Questo è l'elemento politico-istituzionale che a me sta più a cuore, e ringrazio naturalmente tutti coloro che ci hanno dato una mano in questi anni, perché questo è potuto succedere a Capannori. Per cui grazie a Rifiuti Zero e grazie a voi che siete qua stamani. Ok, adesso entriamo, facciamo un viaggio attraverso i 10 passi di Rifiuti Zero, presi nel loro insieme, come dobbiamo rapportarci. Sì. Rifiuti Zero è un approccio olistico, non è sezionabile se non artificiosamente, come faremo dopo per entrare nel merito dei dettagli, però è un approccio che chiede intercambiabilità, complementarità, flessibilità. In alcune comunità alcuni di questi passi saranno da privilegiare, in altre comunità diversamente bisognerà privilegiarne altri. Vedremo quali sono i risultati che si ottengono già applicandone alcuni in attesa dell'applicazione degli altri. Quindi è un approccio che richiede costantemente capacità di adattamento, capacità di applicazione creativa. Non è una macchinetta che una volta che è stata costruita nel dispositivo dà sempre la medesima risposta. Quindi gli amministratori sono chiamati a metterci in gioco costantemente, a non dar per scontato soluzioni automatiche, e quindi costantemente devono mettersi insieme alla comunità a cercare le soluzioni migliori. Questi sono i 10 passi, il primo e l'ottavo sono quelli che possiamo definire metacognitivi, perché riguardano l'approccio, i punti di partenza, ed è in particolare in questi due passi che risiede la rivoluzione di Rifiuti Zero se comparata al sistema tradizionale di gestione dei rifiuti, che si chiama formalmente sistema integrato di gestione dei rifiuti, ma io dico si legge incenerimento con recupero di energia. La differenza, la differenziata la fa la comunità. Patrizia ha già ben descritto questo aspetto. Il problema della gestione dei materiali di scarto è un problema non prevalentemente tecnologico, di macchine di ultima generazione, di esoterismi tecnologici, ma è prima di tutto e fondamentalmente un problema di buona organizzazione, di buona informazione, di buona formazione, di buon rapporto con la comunità. È la comunità che rappresenta il valore aggiunto. Ripeto, non è l'ultima generazione
di tecnologia che fa la differenza. D'altronde tutto muove da una constatazione molto elementare, molto semplice, ma spesso, come tutte le cose semplici che sgorgano dal buonsenso, ignorata o mistificata. Se io tengo separato il flusso della frazione organica dagli altri flussi, anche se essi stessi mischiati, non ho rifiuti ma ho materiali di scarto. È la frazione organica che attraverso la percolazione, attraverso i processi di contaminazione, crea un impasto che poi dà origine a un qualcosa che in modo che la natura non conosce, noi chiamiamo rifiuto. Ma se io compio questa operazione molto elementare di tenere la frazione organica separata dal resto, non ho rifiuti, ma ho materiali di scarto, che sono tra l'altro indicati dall'Unione Europea come materiali estremamente in via di rarefazione. Si parla di raw materials scarcity, di scarsità di materie prime e seconde. Gli analisti economici prevedono che nei prossimi 25 anni il fabbisogno di materie prime e seconde aumenterà del 75%, quindi nel cassonetto c'è una miniera urbana, e come dobbiamo pedalare per trasformare la nozione di rifiuto in nozione di materiale di scarto. Tant'è vero che l'Unione Europea ci dice entro il 2020 dobbiamo mettere al bando le discariche degli inceneritori, perlomeno per tutto ciò che è compostabile o riciclabile. Altro punto estremamente rilevante è l'approccio e il rapporto che Rifiuti Zero ha nei confronti dell'incenerimento dei rifiuti. Il nostro, che ne dicano gli avversari, qui anche l'attacco personale di Energia Ambiente, Eni, Energia Ambiente di Grosseto, di Scarrino, che ne dicano, il rapporto con l'incenerimento dei rifiuti non è un rapporto ideologico. Il nostro no all'incenerimento dei rifiuti non è un no ideologico, non è nemmeno solo un no sanitario e ambientale, naturalmente le nanopolveri, le diossine che riempiono trattati di letteratura scientifica sempre più allarmati e allarmanti, ci dicono che non è una buona azione ambientale e sanitaria aggiungere inquinamento ad inquinamento, specialmente quando si parla di inquinanti che il monitoraggio conosce solo in piccolissima parte. L'approccio da questo punto di vista è soprattutto di tipo funzionale organizzativo. Se io realizzo un impianto di incenerimento, per 25 anni questo impianto ingesserà il sistema in modo tale che tutto ruoterà dagli investimenti, dai flussi finanziari agli investimenti in capitale umano, risorse umane, attorno alla macchina da nutrire, da alimentare costantemente. Una volta che l'inceneritore è in azione, non lo si può fermare per 20-25 anni, e se non ci saranno rifiuti localmente, ci dovranno arrivare da contesti nazionali e internazionali. D'altronde l'esperienza dei paesi del nord Europa, di Rotterdam, in particolare in Olanda, che importa rifiuti dalla Campania e da Napoli, e Napoli trova più economico, anziché portarli ad Acerra, che è 10 km, portarli attraverso le navi a Rotterdam, ce la dicono lunga e chiara su come l'incenerimento dei rifiuti confligge frontalmente con lo sviluppo delle buone pratiche ed è connesso alla costante crescita del rifiuto. La Danimarca, che incenerisce il 60% dei rifiuti, è il paese europeo che ha la più alta quota pro capite di rifiuto. Quindi l'incenerimento dei rifiuti è parte integrante e trainante della inciviltà dell'usa e getta. Il primo passo riguarda il porta a porta, la raccolta differenziata, almeno su scala italiana, che dà più soddisfazioni, che permette di essere al passo con le normative e anche con gli obblighi di legge di raggiungere determinate percentuali di raccolta differenziata, si raggiunge attraverso l'organizzazione di porta a porta. Il sistema stradale, anche se viene sviluppato, anche se viene incrementato, non supera il 40-45, anche usando i trucchi
che i gestori a volte sanno usare, aggiungere il verde, aggiungere ingombranti e roba del genere, non porta a traguardare i risultati che la normativa impone. Naturalmente sul porta a porta occorre affrontare il problema anch'esso abusato dagli interlocutori e dagli avversari, ma comunque credo che noi dobbiamo dare delle risposte basate sui numeri e sui fatti, delle cosiddette maggiorazioni di spesa, le difficoltà effettivamente che ci sono oggi giorno in tempo di crisi nel reperire i fondi per gli start-up, per gli investimenti iniziali, sono altri problemi. Cercheremo stamattina di contestualizzare e di dare delle risposte a domande che sono domande brucianti. Comunque il porta a porta, se ben comunicato nei termini in cui diceva Patrizia, è uscito prima, è chiaro che se io invece faccio sapere il giorno dopo che il giorno prima ho inaugurato il percorso di porta a porta e magari non ho dato una risposta al problema della raccolta dei pannoloni, dei pannolini, è chiaro che la comunità me la trovo contro la buona pratica, perché è mancato l'anello orizzontale di comunicazione alla pari, di informazione non solo tecnica ma anche affettiva ed emotiva, di coinvolgimento della comunità a cui si chiede il lavoro principale. Ecco, è un approccio burocratico, in molti comuni si prova a fare il porta a porta, qualcuno forse dice malignamente che lo si fa per cassarlo definitivamente, perché il mantra che poi conclude tutta l'operazione è di dire io ve l'ho dato il porta a porta, ma voi non lo avete ricevuto, ergo non ve lo do più. Ovviamente se organizziamo il porta a porta abbiamo grandi quantitativi di materiale, sia materiali da avviare al riciclo, sia materiali da avviare al compostaggio. Il compostaggio è più importante del riciclo, ha implicazioni che poi dopo chi interverrà con dei contributi su questo fronte saprà bene inquadrarvi. In genere l'impianto, la filiera del compostaggio deve essere ubicata immediatamente a ridosso delle potenziali utenze del compost, quindi in zone di campagna, in modo tale che gli agricoltori, anche attraverso accordi con le categorie, anche attraverso l'enfatizzazione dei piani rurali di sviluppo, possano anche in modo incentivato utilizzarlo immediatamente per le loro colture. Noi in Italia abbiamo le colture di pregio, le colture diciamo a chilometro zero, ecco, il compostaggio a chilometro zero e agricoltura biologica, organica di qualità sono, diciamo, facce di una stessa medaglia. Compostaggio aerobico o anaerobico dipende da situazioni e situazioni, sono comunque anch'essi elementi complementari della necessità di trasformare le frazioni organiche fondamentalmente pulite, come quelle che ci vengono proposte dalle raccolte differenziate italiane della frazione organica, in ammendate di qualità e di prezzo. Il riciclo invece può essere attuato nelle aree industriali contigue alle città, dove già ci sono le logistiche essenziali per la movimentazione dei materiali, e richiede un tasso tecnologico che può variare da un medio alto livello di tecnologia, il set di lettori ottici per valorizzare le plastiche di pregio, per separare anche le diverse tipologie cartacee, per intercettare tutti i metalli di pregio e come l'alluminio in particolare o l'acciaio oppure i metalli ferrosi. E ovviamente il riciclo richiede anche qua non un apporto, un rapporto passivo, bisogna anche creare promozione, marketing, sia per il compostaggio e per il compost, perché non basta produrlo se poi non si promuove implementando costantemente la qualità e quindi anche aumentando la voglia di utilizzarlo, superando diciamo pregiudizi che magari nel passato anche motivati si sono concentrati sull'uso del compost. Per quanto riguarda il riciclo, ci aiuta una situazione che prima vi riassumevo a proposito degli atteggiamenti europei, perché nel cassonetto c'è una miniera urbana. Oggi non ci si può più dire che
il vetro dove lo metto, oppure i materiali cartacei dove li metto, oppure le plastiche, anche quelle di minor pregio, il plasmix, il misto di plastiche e polimeri di minor pregio, dove li metto. Oggi sul mercato internazionale il prezzo di queste materie prime e seconde aumenta costantemente, anche se rimane parzialmente soggetta agli alti e bassi, ma il trend è in netta crescita e d'altronde i motivi, seppur sinteticamente, ho cercato di riassumerli prima. Il quinto passo è quello relativo alla connessione tra le isole ecologiche e la realizzazione di centri di riparazione e riuso. A Los Angeles hanno fatto uno studio, il 2% riguarda il flusso dei cosiddetti ingombranti, o noi li chiameremo pendulevoli, quindi una piccola frazione diciamo dello scarto urbano, ma è questo 2%, che forse in Italia somma anche a 3-4%, rappresenta il 40% del valore economico dei materiali che vengono intercettati, i mobili di seconda mano, elettrodomestici che ancora sono pronti per l'uso. Ci segnalano che questa attività è un'attività che, come le altre precedenti, può essere ragione di impresa locale, di promozione di posti di lavoro, di promozione anche del messaggio educativo, perché la sezione della riparazione può essere finanziata dalle province, che hanno notevoli flussi economici, nonostante la crisi, per finanziare le aree sociali di disagio, i giovani in abbandono scolastico, ecco, corsi per falegnami, corsi per tappezzieri, corsi di formazione per elettrotecnici, sono un'opportunità non solo per dare lavoro, per sottrarre rifiuti dalle discariche e dallo smaltimento, ma anche per formare giovani in difficoltà e dar loro una dignità e anche magari uno stipendio. Seguono iniziative locali di riduzione dei rifiuti. Dopo ve le proporrò tutte insieme, ce ne sono almeno 10-11 che si possono realizzare a livello locale senza attendere che sia il Parlamento a chiamare alla responsabilità i produttori, perché effettivamente sono poi loro in ultimo che devono fornirci la risposta più importante. Però anche a livello locale si possono promuovere tantissime iniziative che hanno la possibilità, anche considerata in termini prudenziali, quindi anche non volando troppo alto, di ridurre nel lasso temporale di 3 anni di almeno il 15-20% la produzione dei rifiuti. D'altronde, come accennava prima il nostro sindaco, il messaggio più importante di quando si passa dalla raccolta stradale alla raccolta porta a porta è l'effetto collaterale della riduzione dei rifiuti. C'è una riduzione che a Capannoli è stata superiore alla media nazionale, perché qui in Toscana abbiamo un sistema di assimilazione che abbiamo chiamato selvaggio, dei rifiuti urbani assimilabili agli speciali, che sono diventati rifiuti assimilati agli urbani. Oggi Capannoli, con la raccolta differenziata, ha diminuito del 38% la produzione dei rifiuti, che è l'obiettivo primario dello sforzo di rifiuti zero. Sì, dobbiamo riciclare, prima dobbiamo intercettare, ma soprattutto dobbiamo prevenire e ridurre i rifiuti. Quindi questo è un passaggio molto significativo. Questi primi 6 passi già ci mettono nelle mani la possibilità di risolvere almeno il 70% del problema. Se applichiamo questi 6 passi, siamo già al 70-75%, alcuni comuni oltre l'80%. Di sottrazione dalla fase dello smaltimento. Ecco quello che vi accennavo all'inizio: non occorre necessariamente applicare tutti i passi insieme, anche perché all'inizio non è possibile applicarli tutti quanti insieme, ma già muovendo i primi passi, spingendosi appena un po' oltre i primi passi, abbiamo delle soddisfazioni estremamente rilevanti. A questo punto la comunità non tornerà più indietro. I risultati ottenuti saranno irreversibili. Centrodestra, centrosinistra, giochetti della politica: quando una comunità arriva a quel punto non torna più indietro, si rende conto che alla preistoria non ci vuole più tornare. Ovviamente è un passaggio fondamentale,
che rinforza tutto questo, o che auspichiamo sia integrato ai passi precedenti, che a quel punto sarebbero 7, in grado di portare a livelli estremamente elevati i risultati di sottrazione delle falle di smaltimento, sono i problemi riguardanti le modalità di tariffazione, cioè come il cittadino e l'utente paga il servizio di raccolta, gestione e smaltimento dei rifiuti. C'è un dibattito che francamente anche gli osservatori più attenti sta avvenendo, ma nessuno è in grado di seguirlo: TARES, non TARES, TASI, non STASI, TRISI, intrighi, TRISI. Cioè stamattina, oggi pomeriggio forse, su questa fermata ci staremo un po' di tempo, perché è molto importante. Ci sono categorie economiche come la ristorazione che rischiano migliaia di euro, di fino al 300% di aumenti, quindi stiamo parlando di economia, non stiamo parlando solo prevalentemente di ecologia. Su questo punto sappiamo che incentivare il principio europeo per cui ogni cittadino paga in base a quanti rifiuti residui produce è un fatto di civiltà ed è l'elemento che fa scattare ulteriormente di almeno il 10% la percentuale di raccolta differenziata. Capannori, che era scivolata lievemente sotto il 70% nell'ultimo mi sembra 2011, applicando la tariffazione puntuale nell'anno in corso partendo da gennaio, è ritornata oltre l'80%, perché la gente qua ha bisogno anche di avere un riconoscimento, poi in tempo di crisi, riconoscimenti simbolici che siano, ma anche 100 euro per una famiglia. E poi al principio io mi do da fare, un pochino mi sporco le mani, però tu comune mi devi riconoscere lo sforzo che fai. L'ottavo passo è quello forse importante. Nel sistema tradizionale il residuo, che rappresenta almeno il 55-60%, anche il 70% in alcuni casi, quindi siamo al 10% di raccolta differenziata, del 90%, viene fatto sparire o in discarica o nell'inceneritore. Rifiuti Zero lo vuole rendere visibile, quello che non è stato digerito dal sistema di digestione dei rifiuti deve essere reso visibile e studiato, perché è oggetto di patologia. E se io non conosco la patologia, non formulo la diagnosi e non indico le terapie, soprattutto non le applico. Ecco perché per Rifiuti Zero quello che rimane fondamentalmente è un errore di comunicazione e deve essere studiato dalle università, dalle scuole tecniche, dal CONAI, dal Consorzio Nazionale degli Imballaggi, in modo tale che quel 20% a fronte dell'80-70% risolto dai cittadini debba essere gradualmente digerito attraverso il coinvolgimento della responsabilità estesa del produttore. Sintetizzando, 70% ce lo prendiamo in carico noi, garantiamo noi, 30% signori però ve lo prendete voi nelle mani, perché è un errore di progettazione, gradualmente, non domani, forse nemmeno domani all'altro, ma di qui al 2020 quello che ci rimane sullo stomaco deve essere gradualmente digerito. Ovviamente abbiamo a che fare, il passo 8 si divide in due parti, 8A e 8B, nell'8A comunque abbiamo a che fare con quel 30%, con quel 20%, lo dobbiamo gestire. Allora anche lì, nell'impiantistica finale di trattamento, occorre applicare il principio europeo, è preferibile recuperare materia al recupero di energia. Allora esistono sistemi impiantistici di cui ci parleranno i nostri amici, in particolare Enzo Favorino, noi a questo punto abbiamo assunto la parola di fabbriche dei materiali, che sono in grado ancora di estrarre i metalli, i materiali cellulosici, i polimeri di pregio. Per quanto riguarda la frazione organica, che è sfuggita alle pure strette maglie della raccolta porta a porta, essa andrà stabilizzata e poi messa in discarica senza grandi problemi ambientali e sanitari per la gestione di discariche, dove assolutamente non dovrà andare niente che non sia stato rigorosamente pretrattato. Beh, quello che rimane al netto di tutto sono le plastiche eterogenee, quel plasmix di cui parlavamo. Oggi
ci sono, e anche qui avremo degli interventi, delle esperienze di buone pratiche in tal senso, le maturità industriali per trasformare questi plasmics in plastica a seconda vita, per dar vita a manufatti appunto la cui efficienza è in competizione con le plastiche prima vita, perlomeno per alcune tipologie di prodotto. Il nono passo è appunto la riprogettazione. Ci stiamo spingendo vicino al 2020, vedete, il ricorso alla discarica c'è. Qualcuno potrebbe dire, ah, vedete, anche voi lo ricorrete, è certo, ma chi enfatizza la termovalorizzazione si dimentica dolosamente di dirci quasi sempre che poi ci vogliono le discariche per le ceneri, diciamo, del forno e del camino. Quindi la discarica per un certo periodo ancora sopravviverà, ma l'importante è arrivare verso un punto che forse non raggiungeremo mai in assoluto, ma un punto zero. La discarica è anche un sistema, è vero, inquinante ed impattante, ma rispetto all'incenerimento che per 25 anni ingesse il sistema, la discarica gestita in parsimonia, meno ci metto, più mi dura, è molto più flessibile e non confligge con l'attuazione delle buone pratiche, a meno che non succeda come in Sicilia, che il gestore della discarica, che fa anche la raccolta, ma il core business è tutto sullo smaltimento in discarica, e quindi figuriamoci se gli affidiamo anche la raccolta differenziata, quanta passione mette per sottrarre alla discarica che lo gestisce. E lo stesso però pare per l'incenerimento, non al caso Brescia, grande inceneritore, piccola raccolta differenziata. E quindi insomma, adesso, ok, rifiuti zero per il riciclaggio. L'uso e getta, l'inciviltà dell'uso e getta, le isole di plastica sono un anatema contro l'inciviltà dell'uso e getta. Questo è il sistema italiano, più o meno quello, diciamo, dei quattro contenitori. A calendario vengono ritirati i materiali, la frazione residua nel caso di Capannori viene gestita all'interno di un sacco grigio dotato di tag, per cui viene identificato il proprietario e la frequenza di svuotamento viene registrata e caricata sulla quota variabile della tariffa. Molti altri comuni usano invece il mastello o il contenitore. Quelli più piccoli sono per le utenze domestiche e quelli più grandi per le utenze speciali. Capannori è passato da 1,92 pro capite nell'anno di maggior produzione dei rifiuti a 1,18. Rasenta il 40% di riduzione, questa è la notizia, non l'80% di raccolta differenziata, il 40% di riduzione dei rifiuti. Ecco, Giorgio, l'avete già visto, 2007 partiamo questa avventura dei comuni rifiuti zero. Questi sono i comuni rifiuti zero, ormai non riusciamo più a aggiornare il numero, ogni giorno cambia, adesso sono 196 con gli RSI. Questo è il lavoro che fa il centro ricerca di Rifiuti Zero, che non è molto sexy, però è molto interessante vedere il mondo da quell'angolazione, la faccia sporca della nostra inciviltà. Di lì si vede proprio che stiamo facendo schifo, i nostri modelli, cioè non prevedono futuro, quindi noi non dobbiamo prevedere questi modelli perché crediamo davvero nel futuro. Queste sono le attività di riduzione, un lungo elenco, per ogni attività di riduzione si possono stimare le percentuali di intercettazione, molti hanno valore simbolico, ma anche quantitativo, ne parleremo quando ci fermeremo a questa stazione. Attività di riduzione, alcuni esempi, vai. F corta, il negozio tutto alla spina, per i prodotti di pregio, eccoli là. La novità è che a Milano, F corta è sbarcata a Milano, ha aperto un negozio a Milano, quindi anche questo tipo di attività commerciale ha delle interessanti potenzialità economiche. Queste sono piccole iniziative ma importanti, perché calate nel mondo educativo il vetro anziché acqua di rubinetto anziché le bottiglie in plastica e acqua minerale, il progetto Eco Bimbi, pannolini lavabili anziché quelli in vendita. Bisogna interfacciare il residuo, studiarlo. Avevamo dei numeri, percentuali merceologiche, indagini merceologiche, come ho sempre detto, questi sono numeri.
A me piace parlare con la buccia di banana e chiedere perché si è finita nel sacco grigio e non si è finita nel bilancino marrone. E la buccia si vergogna, diventa rossa e dice perché non avevano dato l'informazione giusta alla massaia, non avevano dato l'informazione giusta al ristoratore, oppure perché il ristoratore non ha ancora l'incentivo. Diamogli allora la tia puntuale. Meno pigro sarà e più il suo esercizio commerciale potrà essere agevolato sul piano economico. Forse il ristoratore sente più questo messaggio. La massaia, il papà, la mamma, il nonno e la nonna che hanno nipotini già sono soddisfatti se possono garantire a loro un futuro ecologicamente sostenibile. Vai. Ecco, stiamo studiando i problemi. Paul Connett l'avete riconosciuto, puntato scientifico, team operativo, indietro. Ecco, il problema, vai, cazzo di caffè, vai, l'abbiamo riscontrato moltissime volte, in modo crescente, un'industria che cresce al ritmo del 15%, studiamo già al momento, noi andiamo due volte al mese a fare, diciamo, controlli nella stazione di trasferimento della funzione organica. Beh, lì stavamo guardando da quali materiali è composto, è o non è imballaggio, quindi la propedeutica del caso studio, poi la lettera alla Vazza, loro ci ringraziano, incontriamo AIFA a Torino, ci invitano all'Innovation Center. La notizia più importante non è il tavolo, che comunque è interessante perché afferma il principio che i produttori devono fare la loro parte, ma nel frattempo sono nate delle soluzioni, magari non soddisfacenti al 100%, però soluzioni. I cloni riusabili per 300 volte di Nestlé, della Nespresso, scusate, di Lavazza, ecocapsula, vai. E la compressa sul modello dell'aspirina di un ingegnere esperto di imballaggio farmaceutico, fatta lì, vai. Ecco. E il caso studio si è mosso su due parti: come possiamo evitare l'imballaggio plastico o comunque avviarlo al riciclo, e come possiamo valorizzare la polvere esausta, il fondo del caffè. Come vedete è un ammendante tal quale, non occorre nemmeno che vada a impianto di compostaggio. Su questo ci siamo sbizzarriti, adesso siamo felici perché coming soon, vai, abbiamo prodotto i nostri figli, che sono dal fondo del caffè che abbiamo cominciato a ritirare da alcune utenze, da bar. Abbiamo iniziato un progetto nel mio istituto scolastico, progetto pilota, per la produzione di funghi dal fondo del caffè. Ma di questo ve ne parlerà l'amico agronomo Antonio Di Giovanni. Naturalmente, come vedete, se uno ci mette un po' di testa, le cose si fanno, sono low tech, sono bassa tecnologia, alta creatività, capacità di osservare ed esercitare il buon senso. Andiamo avanti. Altri problemi da risolvere sono i pannoloni, in questo caso soprattutto pannoloni. Il problema del pannolino è già stato in buona parte risolto, il problema del pannolone è più complesso, ma anche su questo stiamo lavorando. Il problema delle calzature e dei tessuti molto presenti nel residuo, del rifiuto residuo, la terapia è stata aprire centri di riparazione e riuso, soprattutto gli sneakers, le scarpine sportive dei bambini a pronta crescita, ogni anno crescono, quindi vanno a finire. Ora molte di queste vengono portate al centro di riuso e il giorno dopo non ci sono più, perché c'è davvero richiesta, insomma, da parte delle famiglie. E c'è anche un mercato dell'usato nazionale estremamente, estremamente funzionale. Andiamo avanti. Abbiamo realizzato, un po' che per ironizzare ma anche per essere concetti, il museo degli orrori di progettazione. L'errore è un orrore, è tutto quello che è lì dentro sarà oggetto di apertura di case studi per coinvolgere la responsabilità estesa del produttore. Però occorrono anche i numeri. E dopo l'indagine empirica sul campo, mettendoci le mani e anche un po' il naso, dobbiamo tornare ai numeri. E attraverso Enzo Pavoino, anzi grazie ad Enzo Pavoino, a
abbiamo fatto un'indagine merceologica aggiornata rispetto a quella che avete visto all'inizio. Dalle famiglie l'organico praticamente intercettato quasi al 98%, forse 96%, l'organico che ancora è, c'è nel residuo di Capannori, ma pure viene soprattutto dai ristoratori, dalle pasticcerie e dai bar. Allora la terapia è: partiamo subito con la TIA puntuale, non lo fai per virtù, fallo per necessità, fallo per risparmiare alla tua impresa un po' di soldi. Verranno, avrete contatto anche con gli albergatori, i ristoratori di Capri e della costa sorrentina. Questo è il fumetto, dovrei essere io un po' ringiovanito. E l'appuntamento è a Parigi. Finiamo in bellezza, lunedì 2 febbraio a Parigi è previsto l'incontro europeo di Zero Waste. Chi volesse venire stia in contatto con voi. Grazie. Ultimamente introdotto, mi piace sentirmi nel contesto, no? Bene, questo è un contributo specifico e ho ripreso non a caso il titolo che demo un'analoga presentazione ormai 18 anni fa. Nel 95 per la prima volta ci ponemmo il problema di dimostrare che non è vero che la raccolta differenziata costa di più. Abbiamo sviluppato delle considerazioni in merito che vale la pena di condividere, perché senz'altro tra i vari fronti, tra i vari tabù che dobbiamo sfatare, dopo il fatto che la raccolta differenziata in Italia non si può fare, dopo il fatto che non si può fare al sud, dopo il fatto che non si può fare in città e quant'altro, la cosa che dobbiamo sfatare è: la raccolta differenziata costa troppo. Allora, questo già dà una bellissima dimostrazione visiva che non è vero. Voi vedete che in questa zoomata progressiva, poi vedremo dei dati più aggiornati, dall'Italia al Nord Italia, al Veneto, al Consorzio Treviso 3, al Consorzio Priula, ad un aumento dei tassi di raccolta differenziata corrisponde una diminuzione del costo medio trasferito all'utenza in euro abitante anno. E ormai c'è pienezza di evidenza su queste cose, lo dicono anche i documenti ufficiali, a partire dal documento di riferimento di tutti noi rifiutologi, che è il rapporto nazionale rifiuti pubblicato attualmente da ISPRA ONR. Poi però, perché allora dobbiamo... Queste sono le motivazioni del perché facendo tanta raccolta differenziata si risparmia. Al di là di quello che ci dicono le direttive, per molti dei nostri sindaci è diventato proprio un tema di buona gestione della cosa pubblica, perché la voce gestione dei rifiuti è la prima o la seconda voce nel bilancio comunale. Quindi gestire bene i propri rifiuti significa risparmiare e liberare risorse per altre cose. I costi degli smaltimenti aumentano, quindi conviene avviare il recupero. Con i materiali riciclabili del sistema CONAI addirittura guadagno. Col compostaggio devo spendere per conferire l'organico, ma questo costa molto di meno che la discarica o l'incenerimento. Ma la stessa fase di raccolta, cioè questo non intende suggerire semplicemente il tema chi se ne frega se costa di più la raccolta, tanto risparmiamo sui conferimenti, perché la stessa fase di raccolta può essere economicamente ottimizzata, e questo è un altro tema che voglio condividere con voi. Ora, perché ci ritorniamo su questo tema? Perché l'errore e l'orrore è sempre dietro l'angolo. Pochi giorni fa Federambiente ha presentato questo studio. Nei giorni precedenti la presentazione dello studio a Roma era venuto fuori quest'annuncio: presenteremo il nostro studio sui costi della raccolta differenziata. Tra noi appassionati del settore abbiamo cominciato a far girare a mo' di battuta, no? Dice: guarda che di sicuro useranno di nuovo il parametro sbagliato. Puntualmente, questi continuano a vivere nel peccato. Usando il parametro sbagliato, loro dimostrano che la raccolta differenziata costa il 48% in più che la raccolta, il porta a porta rispetto alla... Paolo, ti sto sostituendo, se arrivi in fretta poi parli dopo di me. Oppure ti faccio parlare in diretta. Dimmi, hai difficoltà? Su spalce.
Allora, via del Folle di Borno, è vero, no? Chiedi dell'ostello di Borno, no? Sì, Rio Borno. Quando sei su quella via, prosegui dritto altri 300 metri e arrivi qua. Conviene. Se sto facendo la presentazione, ti richiamo fra 10 minuti, metti via del Folle di Borno e poi ti vengo incontro. Multitasking. Mamma mia. Allora, 48% in più del porta a porta rispetto al cassonetto stradale. Attenzione. Cosa notate in cima, dove c'è la parte blu, la didascalia del grafico? Costi unitari di raccolta, euro tonnellata, come se fosse la tonnellata a pagare la TARSU o la TIA. Non è la tonnellata, è il cittadino, gli euro abitante. E perché questo è importante? È proprio la cosa che voglio condividere con voi. Quali sono gli errori e gli errori di metodo nella valutazione dei costi? Ma noi è dal 95 che abbiamo detto queste cose ed è una metodologia che abbiamo poi messo a disposizione anche dei colleghi e amici del resto d'Europa, perché anche loro si trovano a dover fronteggiare le stesse valutazioni. Primo, la valutazione in euro a tonnellata. La valutazione in euro a tonnellata non tiene conto di quello che è già stato fatto presente da Rossano, cioè la forte contrazione del rifiuto che c'è con le buone pratiche. Già il porta a porta è in grado di espendere circa un 20-25% del rifiuto impropriamente conferito al sistema di raccolta. Io mi ricordo, eravamo all'assemblea del Lato, la prima volta che conobbi Giorgio Dei Dingaro, era il 2005, erano appena partite le prime esperienze di porta a porta da queste parti, lui diceva: noi con l'applicazione nella zona pilota di Capannori abbiamo ridotto del 20%, del 25%, lui diceva del 5% il totale del rifiuto, ma siccome era un quarto della città e io conoscevo i miei polli e volevo che lui dichiarasse davanti a tutto Lato, un altro dove qua siamo in partibus infidelibus, storicamente eravamo in partibus infidelibus, tutti facevano il cassonetto stradale, gli ho detto: attenzione, 5% sul totale del comune o su quel quartiere? No, sul totale del comune. Allora vuol dire che in quel quartiere la diminuzione è stata del 20% ed è sempre così. Perché? Perché il porta a porta espelle dal sistema il rifiuto impropriamente assimilato, quella che noi chiamiamo l'assimilazione passiva, impropria. Togli il cassonetto, il rifiuto industriale che non paga neanche la tassa rifiuti, non può più essere conferito impropriamente al sistema di raccolta del rifiuto urbano. E chiaramente diminuendo le tonnellate, io se divido per meno tonnellate sembra che costi di più. La valutazione sul singolo flusso, questo è l'orrore che colpisce soprattutto l'organico, perché chiaro che l'organico è una raccolta più intensiva e più costosa. Devo farla due volte a settimana al nord, quattro volte a settimana al sud, ma se io valuto solamente la raccolta dell'organico, dimentico per strada quello che è il principale beneficio operativo dell'integrazione di sistema, cioè la forte riduzione delle frequenze di raccolta del secco residuo. Allora se io dico, caspita, l'organico costa tanto, non mi conviene farlo, poi devo tornare a raccogliere quotidianamente al sud e tre volte a settimana al nord il rifiuto indifferenziato. E poi, questo è proprio un errore da penna rossa, il fatto di confondere i costi di investimento, le capex, come si dice, con i costi operativi. Se io devo comprare un mezzo a vasca, che è il mezzo nuovo che popola i nostri paesaggi urbani dove serviti dal porta a porta, e non posso attribuirlo tutto al primo anno, devo fare un piano d'ammortamento nel tempo, dura 5-7 anni. E guardate che capita più spesso, e spessissimo non per cattiva volontà, ma per sciatteria. Per sciatteria. Già condividendo questa cosa, voi ne sapete molto di più di moltissimi degli operatori di settore che fanno questi errori. Buono, noi facemmo questa ricerca quando ancora c'erano le lire, vedete che c'è ancora la lira quando tutti eravamo milionari, adesso vi verrà la lacrimuccia di nostalgia di sicuro. E mettiamo a paragone Monza, che già faceva il porta a porta, con Brescia, che tipicamente, tradizionalmente, ancora persistono nel peccato, cassonetto stradale. Percentuali di raccolta differenziata, però la cosa più importante è che Brescia faceva quella raccolta differenziata su una produzione specifica di rifiuto che già allora era 650 kg e nel frattempo è ulteriormente aumentata per tutta l'assimilazione impropria di rifiuto industriale. Monza lo faceva su 464 kg. Se voi togliete il 28% a Brescia, avete comunque un quantitativo di rifiuto residuo che è maggiore del rifiuto totale di Monza anche senza raccolta differenziata, no? Ma la cosa più interessante è che il costo per abitante anno era già più basso allora a Monza che a Brescia, solo che a Brescia, dividendolo per le tonnellate, volevano far dimostrare che la loro conveniva, perché lo dividevano sulle tonnellate. E certo, raccogli un sacco di tonnellate e allora è facile la gara, no?
Questa è la ricerca ufficiale della Regione Lombardia. Dov'è Patrizia Teodi? Qua. Hai scoperto qual è il punticino di Vimercate? No, ancora no. 1547 comuni, una base statistica assolutamente inattaccabile. Due informazioni, tutti i puntini rossi sono i porta a porta, tutti i puntini blu sono i cassonetti stradali. Più alti tassi di raccolta differenziata solo col porta a porta. C'è qualche puntino rosso di là, semplicemente perché sono i comuni che, essendo entrati quell'anno nel sistema porta a porta, hanno magari solo due mesi di porta a porta e 10 mesi di cassonetto stradale, quindi la media è ancora spostata verso il cassonetto stradale. Seconda informazione importante, all'aumentare del tasso di raccolta differenziata c'è una tendenza alla diminuzione di costo. E la cosa la si vede ancora meglio nel grafico successivo, ma prima vediamo questo. Questa è sempre quella ricerca che mette in evidenza alcune cose importantissime. Cosa succede nel passaggio dal cassonetto stradale al porta a porta? Aumenta la raccolta differenziata, raddoppia, dal 32 al 65, quella è la media regionale, no? Quindi i dati di picco sappiamo che sono superiori, diminuisce la produzione totale dei rifiuti, in questo caso 15%, perché in Lombardia c'era la tradizione in molte province non del cassonetto da 3,2 metri cubi alla Toscana, ma di quello da 1100 litri, quindi l'assimilazione c'era, ma non era quel 20-25%, era un po' di meno, il 15%. Il costo in euro tonnellata sembra aumentare, ma la cosa che interessa i cittadini è che il costo in euro abitante diminuisce. E quella è la cosa più importante. E questo lo dimostra ancora meglio visivamente. Raggruppando i 1547 comuni per classi percentili di raccolta differenziata, si vede che il costo totale diminuisce, la parte blu delle barre, che è il costo di trattamento e smaltimento, è la parte che genera il vantaggio economico. Ma lo stesso costo di raccolta, come vedete, non aumenta di tanto, passando dal 20 al 70%, perché col porta a porta, a differenza che col cassonetto stradale, io posso lavorare bene sull'integrazione di sistema e ridurre drasticamente, ad esempio, le frequenze di raccolta del secco residuo, perché raccolgo più organico, mentre il cassonetto stradale trovo ancora molto organico nel secco residuo e quindi un sistema aggiuntivo, cioè aggiungo la raccolta dell'organico allo stesso sistema di prima per il secco residuo. Questi sono, quindi, ve l'ho già detti a spizzichi e bocconi, li ripassiamo insieme. I criteri per il contenimento dei costi, questo non ve l'ho ancora detto, la riduzione dei tempi unitari di prelievo, perché usiamo i mastellini e non i bidoni? In Europa centrale c'è un sistema diverso di raccolta porta a porta, usano il bidone anche per le abitazioni monutenza per raccogliere l'organico, quello genera tutta una serie di problemi tra cui una sconsiderata consegna di scarto di giardino, è così comodo, c'è il bidone, c'è spazio, anziché fare compostaggio domestico lo metto lì dentro. Noi cerchiamo di renderla più difficile la consegna dello scarto di giardino, per cui o riduciamo le frequenze con un giro dedicato, o addirittura facciamo pagare il giro dedicato, oppure chiediamo, guarda, se vuoi ce lo porti alla piattaforma ecologica. Tutte e tre cose che riducono la propensione a consegnare scarto di giardino e aumentano la percentuale di adesione al compostaggio domestico. Ma l'altro grande vantaggio è che col mastello per l'organico io ho il prelievo manuale, il che significa mediamente da 20 a 30 secondi per punto di prelievo, mentre col bidone io ho mediamente 2 minuti per punto di prelievo. Risparmiare tempo significa risparmiare soldi, perché la componente principale di costo è la manodopera. Riduzione delle frequenze di raccolta del secco residuo, l'abbiamo già detto, e poi l'utilizzo dei veicoli a vasca. L'organico ha già un peso specifico elevato, se io compatto non guadagno niente, anzi creo anche un discreto putiferio, perché spremo fuori liquido che poi rilascio per strada e così via. Quindi veicoli a vasca che sono molto meno costosi. Tutto questo consente di contenere i costi di raccolta. Concludo semplicemente con questa considerazione. Questi sono i dati del Priula e noi l'abbiamo detto, perché usiamo tutti e facciamo benissimo le percentuali. Ci torneremo durante la giornata, la percentuale è il parametro più immediato di riferimento con cui noi facciamo queste gare virtuose, no? Perché sono i comuni che si comportano meglio. Il premio Comuni Ricicloni, che ha dato visibilità alle esperienze virtuose, ha consentito di cominciare a contaminare, no? Quando mi ricordo le esperienze tradizionali, noi nel 93 partimmo nell'Est Milano introducendo il porta a porta in Italia e lo sapevamo solo noi, col premio Comuni Ricicloni qualcuno venne a sapere che a Bellusco, quando nel resto d'Italia c'era il 10% di raccolta differenziata, loro facevano già il 70%. Allora, qualche sindaco che, come adesso vengono a Capanno, no, cominciava a chiedere, ma voi come avete fatto per fare queste cose? Bene, porta a porta, separazione dell'umido e così via. Però le percentuali non ci dicono tutto, perché se valesse solo la percentuale di raccolta differenziata, è Giorgio Del Ghindaro, il sindaco che avete visto prima, non avrebbe interesse a promuovere l'acqua del rubinetto, perché gli toglie plastica per la percentuale di raccolta differenziata. Non avrebbe interesse a promuovere il compostaggio domestico perché gli toglie organico per la percentuale di raccolta differenziata, e noi sappiamo invece che il miglior rifiuto è quello che non viene prodotto.
Allora, siccome loro hanno contestualmente contratto, eccolo qua, ciao Paolo, contratto l'ammontare complessivo di rifiuto, il dato che ci interessa di più è un parametro che tiene insieme la percentuale di raccolta differenziata e la riduzione del rifiuto, ed è la minimizzazione del rifiuto residuo in chilogrammi abitante anno. Ci sono in Italia, a partire dal nostro Zero Waste Champions, cioè il consorzio Contarina, Priula, Treviso 3, realtà che sono abbondantemente al di sotto dei 100 kg abitante anno, loro adesso sono addirittura al di sotto dei 50 kg abitante anno, questo è aggiornato al 2012, nel 2013 saranno sotto i 50 kg abitante anno. Su questo dobbiamo cominciare a fare benchmarking, poi da tempo ne stiamo parlando con Rossano, no? Diciamo, ah, proviamo a fare il calcolo, perché altrimenti il rischio qual è? È sempre dietro l'angolo, sistema ERA, i cassonetti con le calotte, loro dicono facciamo tanta raccolta differenziata, sì, perché hanno il meccanismo premiale sul separato, sul riciclato, e questo gli consente di ricevere anche un sacco di rifiuti che sarebbero riducibili in prima istanza. Quindi fanno raccolte differenziate a volte anche del 50-60%, ma su basi totali che sono di 700-800 kg abitante anno, quindi rimane ancora tantissimo rifiuto residuo da smaltire. Ed è la cosa che vogliamo evitare. Penso di aver finito, va bene. Vi ringrazio. Grazie, scusate per questo ritardo, cercherò di rimediare dandovi delle sollecitazioni e delle riflessioni che ho fatto proprio un po' per questa giornata, insomma, che è un po' di racconto, un po' narrativa, ma è anche un momento di formazione, credo di aver capito un po' sui modelli operativi stamattina, il pomeriggio sulle tariffe, tutti i passi verso rifiuti zero. Alcune cose le raccontate di me, sicuramente Enzo Favorino, questo grande gruppo di soggetti che è fatto da soggetti pubblici, Consorzio Priula, che magari è conosciuto prima di Contarina, ma Contarina è il soggetto operativo per entrare a Capannori, la Contarina è la ASCIT, no? Del comune di Capannori, e Contarina è la ASCIT di Consorzio Priula e anche Consorzio Treviso 3, 50 comuni, la new entry Treviso. Oggi vi parlerò dei criteri di progettazione, ma dopo una breve insomma, parte relativamente al com'è il cassetto degli attrezzi, sarebbe caro Mario Santi, no? Il cassetto degli attrezzi per progettare. Dopo questa fase faremo un learning by doing, impariamo facendo, prendendo in mano il progetto della città di Treviso, che sta partendo adesso, e abbiamo progettato con i criteri che vi illustrerò. La nostra storia parte da molti, molti anni fa, dal 2000-2001 comincia il sistema di raccolta differenziata con tariffa puntuale, quindi è un sistema maturo, si è esteso nel 2009 al Treviso 3, al consorzio Treviso 3, e adesso, in questo momento, in questi giorni, al comune di Treviso. Questa è l'area destra Piave del territorio di Treviso. La società è una società totalmente pubblica, in house, e che già dai numeri si capisce che non è un'esperienza episodica, è un soggetto industriale che ha degli obiettivi profondamente ambientali e aderenti a quelli che sono quelli delle amministrazioni che la controllano, però ne ha fatto del progetto di raccolta differenziata e dell'obiettivo Zero Waste, assieme a Spreco Zero e a Chilometri Zero, un obiettivo chiaro. L'obiettivo al 2022 per noi è 96,7, scusate il virgola 7, ma è un calcolo, per cento di raccolta differenziata, 10 kg abitante anno di rifiuto residuo, di cui solo 2 da avviare a smaltimento. Questo è il nostro progetto. È una realtà fatta di impianti, di ecocentri, un impianto di compostaggio, un impianto di trattamento del residuo ed ecocentri molto diffusi. Questo è il medagliere. Vabbè, passiamo avanti. Allora, il modello. Cioè, noi non abbiamo bisogno di impianti, non ci serve nemmeno il porta a porta se tutte queste cose non sono inserite in un modello di gestione. Quindi, il primo principio è che per gestire la raccolta differenziata non servono impianti, serve un sistema, quindi elementi in relazione fra di loro. Siamo dei soli. Sono io che ti sto chiamando per vendicarmi. Ecco.
Questi elementi sono in relazione fra di loro, lo vedremo anche per le retroazioni che i vari elementi danno agli altri. La tariffa influenza il sistema della raccolta porta a porta e contatto. La nostra esperienza, vedete, è così, nel frattempo spengo, vedete che la raccolta del secco non riciclabile, presidente, ma la raccolta del secco non riciclabile è ogni 2 settimane. Nel 1998 era ogni 3 volte alla settimana, quindi non stiamo parlando dell'epoca preistorica. Perché è stato possibile tutto questo? Lo vedremo, perché poi il metodo di gestione ha influenzato in maniera tale i parametri operativi del servizio da consentire un salto di frequenza da settimanale a quindicinale. Il rifiuto è residuo, per definizione, per denominazione è residuo, e quindi è molto poco, per cui siamo riusciti a fare questo salto operativo, tanto per dirvi come i vari parametri si influenzano fra di loro. Abbiamo delle soluzioni sui centri storici e a Treviso sono stati abbondantemente utilizzati, ma li vedremo. Il sistema degli ecocentri e la tariffa puntuale, cioè pago per quanto produco. E questo è la, forse ciò che ci caratterizza di più, perché ormai da 13 anni i nostri cittadini non sono più abituati a pagare in base ai metri quadrati o a parametri presuntivi, ma in funzione dei rifiuti prodotti. Allora avevamo una strumentazione di questo tipo, poi oggi pomeriggio vedremo anche altre articolazioni tariffarie e modalità tecniche di applicazione. L'abbiamo presa dai sistemi di magazzino, la lettura dei contenitori, ma dal 2000, quindi è un sistema un po' che ha preso quelle tecnologie, ancora ottime peraltro, da questo punto di vista. Poi ci sono altri elementi che compongono il modello, la comunicazione, i controlli, il sistema informativo, la prevenzione, il trattamento, cioè tutti gli elementi che vi raggruppo in un'unica diapositiva, perché volevo concentrarmi sulla progettazione, su quali sono gli elementi per fare un buon sistema di efficiente raccolta differenziata domiciliare. Questi sono i risultati che ha mostrato Enzo. Ecco, questi sono i costi, li ha forse mostrati anche lui. No, questi no. Questo è il costo della famiglia media rispetto alla media del Veneto. Adesso per legge, entro il 31 dicembre, si deve dimostrare che è vantaggioso avere una gestione pubblica in house. Entro il 31 dicembre lo stiamo facendo, i risultati sarà approvata, quindi arricchiranno ulteriormente questa valutazione. Questo è il dato appunto della conservazione del valore alle famiglie che ha illustrato Enzo, cioè mentre in Italia per costi carburanti, costi di contratti di lavoro, per una serie di costi che comunque tendevano ad aumentare, all'aumento hanno incrementato i costi del settore, che è la linea rossa, i costi del settore sono aumentati del 62%, in questi 10 anni i costi del settore, in questo caso nella nostra tariffa, 10,9% in 10 anni, quindi il valore reale in tasca ai cittadini è la differenza tra il 10 e il 62%. Quindi i nostri cittadini si domandano come mai non scende la tariffa, ma il resto del mondo ha un'altra vita, una vita di crescita delle tariffe, e non lo sanno che proprio il sistema di raccolta differenziata è omeostatico rispetto alle tariffe. Criteri di progettazione, quindi ripeto, qui prima di tutto ci vuole un modello. Sono stato nei nuovi paesi, è la domanda più classica, i paesi emergenti in sviluppo, sono stato in Argentina, è stata un'occasione eccezionale, perché in quel giorno, un momento di pausa, sono andato a trovare il cardinale del posto, non mi vai a portare questo paio di bottiglie di vino, l'ho salutato, io e Mario, poi è diventato un'esperienza particolare, ma questo chiudo la parentesi. L'Argentina con le sue grosse società dice: noi stiamo risolvendo il problema dei rifiuti con questo impianto, trevigiano perfino, cioè per loro e per tutti i paesi in via di sviluppo e anche per noi negli ultimi anni la soluzione è un impianto, ed è questo la prima tara che ci dobbiamo togliere dalla testa. Prima cosa è un sistema che risponde a un modello di gestione, che risponde a queste domande, che sono tante, e sono un po' didattiche da questo punto di vista, ma io vorrei estrarre ancora un po' di più. Bisogna rispondere a questo tipo di modellazione. Se noi riusciamo a
a trasferire questi concetti, noi riusciamo a fare un buon modello di raccolta differenziata, un buon modello di gestione. Il centro di tutte le progettazioni è la responsabilità. Guardate, se vi spiego bene questa, posso spegnere e passare al prossimo intervento sulla tariffa. Perché è tutto il cuore dei sistemi di gestione. Il centro è la responsabilità. Dobbiamo trovare un modello che sia responsabilizzante, in cui tutti rispondano. Responsabilità sta per rispondere. E per essere responsabili ci sono tre elementi naturali. La conoscenza: se non conosco, la mia responsabilità è diversa di quella che io conosca o meno determinati elementi. L'azione: cioè se faccio o non faccio, sono o non sono responsabile anche quando non faccio, della verità. E le conseguenze: se non rispondo in termini di che cosa accade se ti butti dal secondo piano e ti rompi una gamba, insomma, la conseguenza è un parametro che esprime la responsabilità. Vedete, io ho messo le iconcine del nostro sistema di gestione. Non c'è responsabilità senza conoscenza. L'informazione, l'educazione ambientale, le regole, i regolamenti, cioè quindi il quadro delle regole, è la conoscenza. I sistemi informativi danno informazione. Quindi per avere un buon modello di gestione responsabile, la conoscenza fatta di questi elementi, quindi un sistema informativo particolare, la comunicazione agli utenti, il sistema dei regolamenti, non riesco a esplicarlo bene. L'azione, ovviamente, la più classica azione di responsabilità, sì, le responsabilità sono azioni, cose che faccio. La responsabilità è singola, individuale, il porta a porta risponde perfettamente a questo tipo di modellazione, perché riesce a individuare la persona e la sua responsabilità. È questo che introduce dei comportamenti da questo punto di vista. Quindi, diciamo, i singoli, i propri contenitori, cioè, rispondono a questa esigenza di trasferire nelle azioni quotidiane le responsabilità. Poi gli impianti, la trasformazione dei rifiuti, ecco, entrano anche loro come una responsabilità condivisa, no? Il CONAI, no, ne parleremo. Il sistema degli imballaggi è una responsabilità condivisa, in cui coinvolgiamo anche i produttori degli imballaggi, quindi entra una responsabilità condivisa. L'impianto non lo facciamo ciascuno, ma cerchiamo di organizzarci insieme, non fosse altro per le compostiere di quartiere o per il compostaggio domestico o per il compostaggio collettivo, insomma. Ecco, e la conseguenza. La conseguenza vuol dire tariffa. Cioè, se io, indipendentemente da tutto, produco rifiuti senza che sia chiamato a rispondere per quella quantità e qualità, quindi controlli e tariffa, il mio modello è moco. Quindi, se riusciamo a pensare in qualsiasi contesto a un modello di gestione che abbia questi elementi e che risponda a tutti e tre questi elementi che è al centro della responsabilità, noi faremo un buon modello. Che lo facciate qui a Capannoli, dove è molto estesa, nel territorio molto grande, o a Treviso, noi non dobbiamo dimenticare nessuno di questi elementi. Questo è un po'. Adesso andiamo sul progetto un po'. Da dove si parte per progettare, quali sono gli elementi? Chi governa è il fattore territoriale. Cioè, dove siamo? Chi siamo? Cioè, dove ci troviamo? Io non posso cambiare fisicamente il mondo dove mi trovo. È un fattore hard, è un fattore di base, su cui, proprio perché è fatto in quel modo, introduco il mio modello di servizio, che è una associazione di variabili operative, tariffarie e di servizio che rispondono in questo contesto territoriale, che è fatto di geografia, di edificazioni, caratteristiche di fabbricati, cioè rispondo utilizzando delle variabili, cioè genero un modello di servizio con questi attrezzi all'interno di un contesto territoriale. L'hai presa alla lunga, direbbe un giorno da pecora, ma è inutile che vi racconti che quanto grande che deve essere un bidoncino. A me sembra che non serva molto, cioè si può telefonare e capire, ma sono delle cose che secondo noi aiutano poi a tutte le scelte di contesto.
Allora, il fattore territoriale è appunto il contesto geografico e urbanistico. Noi abbiamo zone di rilievi montani a 1500 metri con seconde case, malghe, rifugi. Cioè, abbiamo zone molto dense, centri storici. Questo è il centro storico di Treviso, la parte gialla è murata con i canali di Treviso Città d'Acqua, eccetera. Questo è un contesto territoriale. E inoltre il fattore territoriale è fatto dalla tipologia di utenze, quindi grado di complessità degli edifici, per semplificare, dai, condominio verticale, condominio orizzontale, il sistema delle utenze particolari, gli ospedali, eccetera, il contesto della tipologia delle utenze. Quindi la prima cosa che si fa è una rilevazione delle caratteristiche territoriali, una loro classificazione delle utenze, la definizione di zone omogenee di servizio e poi quindi definire il modello di servizio. Quindi bisogna partire da chi siamo, anche se conosciamo il territorio, ma metterci giù e strutturare questa informazione che magari in linea generale abbiamo in testa, ma la trasferiamo nel progetto. Nel progetto. Eccolo qua, l'incrocio tra zone e grado di complessità dei servizi, questi due fattori territoriali, generano il modello di servizio. Quindi, nello stesso territorio di riferimento, possono coesistere più modelli di servizio. Cioè, noi non dobbiamo trattare le malghe come la città di Treviso, perché non è colpa né di chi abita nelle malghe né di chi abita nel centro di Treviso che si trova in quella condizione. È la loro condizione di partenza, è il servizio quello che si deve adattare, si deve ingegnerizzare, ingegnare. Ovviamente il fattore territoriale incide nei percorsi operativi, frequenze e quant'altro. Andiamo sulle variabili. Allora, io ne ho individuato alcune, sapete, su queste cose si fa fatica anche tra noi a cercare di strutturare un'informazione che sia dal punto di vista del pensiero scientifico, del pensiero progettuale, fatta di elementi completi. Noi abbiamo le università che lavorano, cioè le università delle discariche, non lo sto dicendo, cioè ci sono delle università che si occupano di discariche, c'è un'università degli inceneritori e sono espertissimi di inceneritori, ci sono le università di Mitenza. No, sul compostaggio non ce ne sono. Non c'è un'università che ci insegna a pensare come è fatto il modello di servizio. Allora, timidamente, ogni tanto aggiungiamo sulle diapositive qualche concetto. Come è fatto il nostro modo di pensare per progettare? E timidamente ci buttiamo le nostre esperienze. Non so, probabilmente è incompleto, però ci aiuta intanto ad avere dei contenuti da gestire. Quindi, fattore territoriale, variabile di servizio. Che cosa è fatta? Di elementi che contengono rifiuti, contenitori, sacchetti e frequenze di servizio e anche l'utilizzo di servizi di supporto. Questa è una creazione che abbiamo fatto per Treviso, poi ve la illustro. I corollari, il tipo di contenitore e la frequenza sono legate fra loro. Qui è saltata la lettera greca. Volume per ni sarebbe stato invece fuori vi, uguale rifiuti producibili teoricamente. Il prodotto del volume dei contenitori che do per la frequenza è la teorica e massima, dove comprendo, no, gli utenti di quella zona, quantità di rifiuti che produco, che viene prodotta in quella zona. Ovviamente chi ne produce meno esporrà meno il suo contenitore, il suo sacchetto, eccetera, ma ne dovrò tener conto dopo. Però partiamo da questo elemento molto, molto concreto. La frequenza e i rifiuti sono legati, la frequenza e i volumi sono legati fra di loro. Secondo corollario, a parità di volumi, di sacchetti, di contenitori, la frequenza di servizio è inversamente proporzionale all'esposizione. Sto dicendo delle banalità che però ci serviranno in maniera incredibile. Cioè, se io fisso un contenitore piccolo, con quella frequenza, quel contenitore si esporrà più volte. Se ho un contenitore grande con la medesima frequenza, si esporrà meno. Cambiamo. A stesso contenitore, no? E aumento la frequenza, passo più volte, io avrò meno contenitori esposti. È formidabile come criterio di progettazione. Perché se io in centro storico voglio
avere meno contenitori esposti, perché sono sul portico, perché sono davanti alla... Io utilizzerò un contenitore più adatto per quella zona, per quelle utenze, fattore settoriale, e utilizzerò una frequenza che intelligentemente mi minimizza l'esposizione dei contenitori, dei sacchetti, vediamo poi quale scelta fare, in quel territorio. Se sono nel Grossetano, abbiamo qui ci sono una serie di casolari sparsi, ma molto molto sparsi. Un comune che abbiamo progettato era di 3.500 abitanti in 250 km quadrati, quindi sparsi. Beh, lì cominciamo a pensare a una frequenza molto bassa e volumi sufficientemente alti, quindi la mia percorrenza è più episodica, più diradata, ovviamente. Dipenderà anche dalla tipologia del rifiuto, meccanismi di incentivazione del compostaggio domestico, però è un driver di progettazione interessante, volumi, frequenza, tipo contenitori, eccetera. E i servizi di supporto che abbiamo un po' per la gestione delle eccezioni. Lo vediamo qua. Sacchetti o contenitori? Non c'è un'icona, non c'è una Sanctax Santorum, diciamo ci sono vantaggi e svantaggi. Allora, i contenitori non sparisce subito dopo la raccolta, viene esposto e rimane lì, è più pesante, ha meno possibilità di controllo dei rifiuti, perché ma la raccolta è meccanizzabile, quindi dal punto di vista della sicurezza è un fattore importante, ha un maggior decoro e ordine almeno prima della raccolta, al minor rischio che i rifiuti si disperdano, il dispositivo non si perde, di rilevazione non si perde, qui parleremo il pomeriggio dei dispositivi, implica movimenti meno problematici per gli operatori, la fregatura quando sono i mastelli, quando ci sono invece i carrellati, non c'è il problema, sono la piazza uomo, raccogliere un sacchetto anche se molto leggero a terra implica una fregatura maggiore. Raccogliere con un punto di strappo del manico così è diverso, quindi sono questi elementi. I sacchetti sono più brutti prima, no. Attraggono un sacchetto non conforme, forma di legame. La raccolta non è meccanizzabile, nel senso che abbiamo bisogno della manualità prevalentemente. Il dispositivo di rilevazione è a perdere, quindi lo devo cambiare ogni volta. Sì, movimenti non meno problematici, un pochettino più problematici rispetto al contenitore. Vantaggio, sparisce nel momento della raccolta, prima magari si è visto e si è visto che sono rifiuti, dopo sparisce, quindi è pulita la città subito dopo il servizio. 5 minuti, no, meno 40, no, magari su Treviso allora vediamo di fare proprio veloce veloce. È facile da controllare. Un'altra variabile è la tariffa, la presenza assenza della tariffa incide in maniera importante, se è puntuale, se è presuntiva, se ha dei meccanismi premianti, se ha o meno meccanismi di identificazione. I mezzi, variabile operativa, è fatta da mezzi e attrezzature. Le attrezzature sono per esempio gli ecocentri, sono sistemi di supporto, oppure dei punti anche mobili, no, di conferimento. Quali caratteristiche di mezzi? Piccoli o grandi? Complementarietà, disomogeneità? Allora, due considerazioni. Un parco mezzi diverso per disomogeneità crea inefficienza e minor flessibilità. La gestione di un parco mezzi fatta di una serie di storica magari, perché l'azienda comincia dal sistema, implica delle problematicità, dei vincoli. I percorsi non li posso fare tutti, devo cambiare il tipo di percorso a seconda del mezzo, se il mezzo si rompe devo cambiare quel programma operativo perché devo dare un altro mezzo che l'operaio per fare lo stesso, cioè devo intervenire. Un parco mezzi diverso per complementarietà invece crea efficienza. E anticipo perché abbiamo poco tempo, che cosa vuol dire fare un parco mezzi che ha una sua diversità per complementarietà? Che le tipologie di mezzi reciprocamente si compensano come limiti. Il mezzo grande ha un vantaggio, trasporta una quantità efficiente. Il mezzo piccolo invece non ha questa qualità,
ma se io riesco a mettere in complementare questi due sistemi, l'uno dà all'altro il suo vantaggio, ma il mezzo piccolo è indipendente dal percorso, cioè posso cambiarlo, se non ne prendo un altro. I miei percorsi porta a porta sono tutti percorribili, e cosa che non può fare il mezzo grande, che è i vincoli. Il mezzo piccolo dà un valore al mezzo grande. Se io riesco ad accoppiarli, quindi sapete, una delle tecniche, il trasbordo intermedio di raccolta è una tecnica buona. Certo, attenzione al sistema sicurezza, perché un mezzo non è fatto per essere una stazione di travaso. Quindi oggi, e lo abbiamo cercato e trovato, ci sono dei mezzi che sono fatti per essere anche una stazione di travaso, sono stati pensati da questo punto di vista. Quindi complementarietà, questi sono i suggerimenti che do. Treviso, cosa abbiamo fatto? Abbiamo preso questi elementi di progettazione, fotoni territoriali, variabili, contenitori, sacchetti, frequenze, li abbiamo composti a seconda delle zone. Siamo partiti dalla raccolta nominale del 56% nella città attraverso contenitori stradali, ma la raccolta nominale ha questo limite, che dentro i cassonetti stradali ci va nel secco di tutto, nella plastica di tutto, nell'umido di tutto. Io divido per pacchetti e dico questa è la raccolta differenziata. Bene, dentro il cassonetto di Treviso, col 56% nominale per cento di raccolta differenziata, il 91% di materiale è riciclato. Quindi non funziona. Togliamo la nominalità e diamo la sostanza. Quindi facciamo un modello di gestione che passa dal cassonetto stradale a porta con la tariffa. Abbiamo mappato il territorio in maniera consistente sulle zone soprattutto complesse. Attenzione, la suddivisione del territorio dal punto di vista progettuale si fa più grezzamente all'inizio e si valida dopo il censimento. Quindi già ho l'idea che c'è un centro storico, lo perimetro provvisoriamente e poi lo vado a validare e scontornare. Inoltre, in fase di progetto, poi in definitivo, qualche zona che apparterrebbe in astratto alla zona 2 piuttosto che alla zona 1 del centro storico, perché è più semplice, può essere che sia più semplice dal punto di vista comunicativo e auto-identificativo a spostarla su un'altra zona. Cioè, se io devo definire le zone di raccolta, tu sei in zona 2, caro cittadino, qual è la zona 2? È quella che va dalla tangenziale, si incrocia con lo ferrovia, quelli dentro sono in zona 2, quelli fuori sono in zona 3. Cioè, dobbiamo anche poi semplificare dal punto di vista comunicativo, e sia per il nostro operatore ma anche per i cittadini. E la zonizzazione, anche questa non è un'icona da adorare, ma è un sistema per gestire. Questi sono venuti fuori queste tre zone, fuori mura, eccetera. E stiamo finendo. Ecco, le utenze le abbiamo classificate un po' a semaforo. Il semaforo verde sono le case con spazi interni e esterni, anche se sono condomini che hanno dei contenitori, che hanno degli spazi tipo garage o di pertinenza. Le zone a semaforo arancione sono quelle che invece hanno dei problemi hanno giardino ma non hanno uno spazio esterno, e invece quelle che non hanno proprio nessuno spazio sono i sistemi condominiali complessi. Il semaforo rosso, abbiamo diviso i modelli di servizio con sistema porta a porta in zona cintura urbana, appena fuori le mura porta a porta, ma servizi che abbiamo denominati ecobus e ecostop di supporto, e la tipologia di contenitore che qui cambia a seconda della tipologia di edifici, quindi contenitori grandi, contenitori piccoli nella zona più complessa fuori mura dove ci sono edificazioni verticali come nel centro storico. Addirittura nel centro storico cominciamo a pensare anche ai sacchetti. I sacchetti nel nostro modello non entrano come sistema di conferimento, entrano come sistema di porta a porta, ma entrano come sistema di conferimento presso punti notevoli, mobili, non stanziali come un cassonetto, ma che si muove a orari stabili come fosse un bus, appunto, o un ecocentro stanziale per una giornata. E quindi tutti i giorni c'è comunque una raccolta, anche se è saltato quella di ieri. Questo nel centro storico. Alla fine questo è il progetto, alla fine questo è quello di proprio tipo contenitori, è una matrice in questo caso di modelli di servizio, e poi appunto c'è una matrice di frequenze a seconda delle zone, ovviamente più intense verso le zone a verticalità
complessa, insomma. Ecco, questo è un po', vediamo che cosa sto sacrificando, ma ecco il calendario. Qui l'abbinamento di due comuni durante la settimana. Il principio è un uomo deve lavorare sempre, no? Cominciare lunedì, martedì stare a casa, mercoledì fa mezza giornata, il giovedì fa 30% straordinario. Cioè devo laminare il suo sforzo in funzione della quantità, del volume di servizio che ha. Questo è un esempio di come facciamo i calendari. La squadra è il pallino blu. La squadra, un gruppo di mezzi e di persone coordinate, va a fare il secco e l'umido della prima settimana, il secco poi la settimana dopo salta e faccio la carta, no? Ma il martedì vado nel comune B, che è un comune omogeneo di volume di servizio, quindi lavoro anche il martedì. Il mercoledì faccio il vegetale, però mi divido in due gruppi, perché il vegetale ce n'è meno che aderisce alla raccolta del vegetale, quindi divido i due gruppi sui due comuni, si ritrovano insieme nello stesso comune il giovedì per fare il vento e l'umido, ovviamente diviso a squadre, e il venerdì vanno nell'altro comune analogamente. Queste sono tecniche di progettazione, l'ecobus, tutto il resto, tariffa, sportelli, bisogna pensare ai mercati, abbiamo la tariffa puntuale nei mercati, nelle sagre, tutte cose che, di cui vi lascio solo la curiosità. Questi sono i nostri mezzi, li abbiamo, non c'erano, li abbiamo fatti, dove non ci sono le cose bisogna cercare e farsi, dobbiamo rispondere alle esigenze del territorio. Possiamo alzare le mani, non si può. I mezzi li abbiamo realizzati che suppliscono, ecco, ai problemi che il sistema, e ai limiti di contenitore, ai limiti del territorio, ai limiti di tutti gli altri. Cioè cerchiamo con i mezzi di laminare le problematiche che abbiamo incontrato da questo punto di vista. Quindi un punto di conferimento più basso per poter svuotare i mastelli o i sacchetti, l'uscita a destra con caricamento a destra, in modo che l'operatore guida a destra, peraltro non debba scendere e rischiare ogni volta che scende dalla raccolta, scende dal mezzo, mezzi a metano, vediamo un po' un... Ecco, questo non c'era, l'abbiamo inventato, l'abbiamo costruito in officina, ci serviva qualcosa che avesse tutti i rifiuti raccoglibili. Siamo un ecocentro mobile che staziona mezza giornata. Ti sei dimenticato di ieri che c'era la raccolta? Siamo qua. È passato l'ecobus, non sei riuscito? Siamo qua. Non sei tra quelli che possono esporre oppure non hai esposto per qualche motivo, eccetera. Noi siamo qui. È un sistema che abbiamo realizzato a bascule, no? E svuotiamo prima la prima sezione, carta, la seconda sezione, plastica, secco, e poi facciamo scendere da questo pianale i contenitori dell'umido. Va a Ruba nell'Eco Sagre, ma anche viene utilizzato a Treviso. Questo è il sistema di accoppiamento dei mezzi e gli ecocentri. Basta, perché ho superato ogni limite. Adesso ci dedichiamo 10 minuti alle domande. Questo non vuol dire che poi non ci sarà l'opportunità, come si diceva ieri, ma lo dico per chi non c'era ieri sera, di porre delle domande a fine giornata o comunque anche successivamente, utilizzando magari dei modi online che metteremo a disposizione. Quindi adesso siamo magari un po' stretti, però 10 minuti al massimo ci sarà spazio per 5 domande. Sì, approfitto, online ci sono stati circa una ventina di persone che ci hanno seguito e c'è Claudia che fa una domanda, in particolare credo forse Enzo potrà rispondere. Dopo aver visto i dati di raccolta differenziata dei vari comuni si domanda come possiamo fare a sapere in che posizione si trova il comune di appartenenza. Che posizione nella classifica o geografica? Nella classifica della raccolta differenziata, in particolare a che livello di percentuale differenziata? C'è un centro che raccoglie i dati di tutti i comuni? O... Beh, sì, allora, il rapporto nazionale rifiuti raccoglie tutti i dati anche se li aggrega per aree territoriali, e lì il dato tende a scomparire nella media provinciale, sostanzialmente, che è il livello massimo di fumata. C'è poi una valutazione specifica sulle città capoluogo di provincia, però... Le città capoluogo di provincia sono 108 a fronte di 8.800 comuni. Per il resto c'è il premio Comuni Ricicloni che fa queste classifiche. Però gli osservatori provinciali rifiuti e gli osservatori regionali rifiuti queste cose le raccolgono tutte quante, le pubblicano e sono tutte online. Tutte online.
Allora, c'è una domanda, prima la signora, poi la giovane. Per quanto riguarda la progettazione, la proposta progettuale al comune, ci si può praticamente fare tipo progetto, confrontarsi con voi, avere la validità, oppure chiamare voi l'azienda, come funziona poi operativamente? Come gruppo di cittadini, esempio, facciamo un progetto da presentare al comune. Per avere poi un supporto, come funziona? Beh, io la vedo in questo modo, che sempre sulla responsabilità. Chi è responsabile della gestione è quello che poi fa, se la fa progettare o se la progetta internamente. Quindi il vostro interlocutore, sia una società di gestione, sia il comune, deve dotarsi di un progetto su stimolo, chiaramente vostro. Non avere, secondo me, un progetto vostro. Ma tanto non lo faranno mai. No, no, perché quindi devono avere per forza indicazioni. Sì, potete avere delle indicazioni, però dal punto di vista della progettazione esecutiva di un modello di gestione, credo che non attenga ai proponenti che hanno queste sensibilità. Solo la proposta, direi, l'articolazione di una proposta, poi il progetto che se lo faccio, che rispondano loro, perché altrimenti potrebbe diventare un autogol, cioè poi vi incolpano di un difetto che magari è stato fatto in sede di esecuzione, di gestione, di un il sistema non funziona, mi avete proposto un sistema che non funziona e noi torniamo a come eravamo prima, che si stava tanto bene. Attenzione alle trappole, definite il modello generale, quali sono gli elementi, definite anche i modelli operativi che funzionano, spingete perché vengano attuati e che si facciano un progetto completo con questo modello, che si assumano le loro responsabilità senza che le scarichino comodamente a voi, qualche uno lo fa, altri invece no, altri lo fanno, sì. Quindi il motivo perché non ci dilunghiamo per dare la possibilità alle persone. C'era una persona prima laggiù? Il dottor Paolino, rispetto all'avviamento della raccolta differenziata, l'applicazione della tariffa puntuale, i tempi del piede, beh, alcuni lo fanno contestualmente, gli amici del Priula l'hanno fatto contestualmente con l'introduzione del porta a porta, loro però avevano una capacità di controllo su tutti i fattori e le dinamiche territoriali che in molte altre situazioni non c'è, soprattutto nelle situazioni in appalto a volte sfuggono alcune di queste dinamiche. Noi in genere non ci scandalizziamo quando vengono previste due fasi, prima l'introduzione del porta a porta che già comporta una discreta rivoluzione nei comportamenti quotidiani e in una seconda fase l'introduzione della tariffazione puntuale. Se posso collegarmi velocemente alla domanda di prima, anche per, lì c'è una situazione, ci sono delle fasi borderline che noi viviamo spessissimo, da 25 anni che facciamo sto mestiere, e in noi si fondono bene la dimensione dell'attivista e la dimensione del tecnico. C'è senz'altro una fase preliminare che afferisce al nostro volontariato, alla nostra passione, al nostro attivismo e quant'altro, ma è una fase in cui si danno delle indicazioni di riferimento, dice ma perché noi non facciamo quello che un altro territorio sta facendo, ed è la fase in cui c'è il confronto sulle idee che vi stiamo trasferendo adesso, cioè è possibile, praticabile, conviene fare il porta a porta. Dopodiché, quando c'è proprio la progettazione operativa, è sempre il caso che ci sia un forte coinvolgimento del soggetto che deve gestire, perché altrimenti interviene il meccanismo che lui stava già impiegando, cioè quello che non funziona è stata colpa di quell'altro che mi ha detto di farlo così, e questo non responsabilizza assolutamente. Poi ovviamente si possono avvalere delle competenze che siamo in grado di mettere a disposizione, ma per fare un progetto però ci vogliono anche delle risorse per poterci lavorare bene. C'è il signore? No, c'era, aspetta, prima il signore. Sì, una domanda un po' sfacciata. La documentazione che vediamo nell'altra giornata è a disposizione? La mia sì, senz'altro. Sì, successivamente daremo online, manderò un'email a tutti gli iscritti con le indicazioni per scaricare. Senti, Paolo, sì. Quando siamo sul campo la domanda sembra quasi che ci siano tutti che abitano cittadini, quando gli parli di raccolta differenziata sembra che tutti abitino in palazzi col semaforo rosso e il semaforo arancione maledetto, per cui questo discorso dell'ecobus lo vuoi spiegare, perché è una cosa particolarmente interessante, perché la domanda è, non c'ho spazio, la domanda più semplice è quella lì, cioè, l'obiezione più semplice. Ci vuoi parlare un minuto
di questi autobus perché sennò sia interessante per tanti. Sei velocissimo. Sì, esperienza, abbiamo tre centri storici prima di fare Treviso, intanto, con zone di verticalità. Avevamo 1200 condomini in un consorzio Treviso 3. Non c'era spazio. Nel consorzio Friula, analogamente, non c'era spazio. Facciamo la tariffa sul bidone condominiale. C'era spazio. È emerso lo spazio, incredibile, abbiamo creato. Cioè, quindi, lo spazio c'è quando lo si vuole trovare, non c'è quando non lo si vuole trovare. L'ecobus. Nel centro storico di Treviso si possono avere delle zone in cui non c'è un punto di conferimento, nemmeno di un contenitore da 30 litri, o almeno ci troveremo di fronte a dei cittadini che ci diranno questo. E noi diremo, va bene, ho un contenitore da 30 litri, volume massimo del contratto nazionale di lavoro, purtroppo, quindi solo 30 litri, piccolo secchialino, impilabile. Glielo diamo comunque, gli diamo anche un sacchetto con trasponder identificabile a perdere e gli diciamo, se non trovi lo spazio appena fuori o appena dentro, se devi tenerlo, puoi tenerlo comunque un posto dove mettere i rifiuti, una pattumiera ce l'hai comunque a casa. E c'è un punto di raccolta stanziale, se vogliamo, nel senso che rimane 4 ore, che si chiama EcoStop, dove ci sono 4 tipi di rifiuti, la più ampia, tutte le raccolte porta a porta, lo trovi comunque sempre, lì, lì e lì, di questo il posto. Oppure c'è una linea bus, che proprio avrà i nomi, stazione Canova, stazione Borno, stazione, come la metropolitana, dove staziona 40 minuti. Quel mezzo ha due vasche, esattamente con gli stessi rifiuti di quel giorno di raccolta. Quello che trovi sul calendario che potevi anche esporre fuori. Se hai saltato il turno, vai lì. E c'è un operatore fisso, perché esistono anche dei sistemi che abbandonano dei cassonetti per 2 ore, il mezzo se ne va, lo lascia solo. Quello è un cassonetto temporaneo e crea dinamiche, secondo noi, non l'abbiamo scelto. Cioè, non dico i nomi di marca, eccetera, non l'abbiamo scelto. C'è un uomo lì che fa l'operazione di controllo, lettura, potrebbe anche stare fermo. Il senso di responsabilità indotta di chi va è il controllo, potrebbe anche girarsi. Cioè, è il meccanismo di psicologia sociale che aiuta. Andiamo subito via, ma aggiungo l'ultima cosa sulla questione degli spazi. Voi ragionate semplicemente sul fatto che loro in realtà stanno avendo più giri di raccolta con la raccolta porta a porta di quanti ne avessero prima per il rifiuto indifferenziato, quindi la questione degli spazi è abbastanza speciosa, no? Però sappiate, e questo siccome non entra in nessuna delle altre presentazioni, è il caso che in 10 secondi condividiamo questo concetto fondamentale. Esistono le indagini di soddisfazione d'utenza. Quello che voi venite a sapere è il chiacchiericcio da bar, è il chiacchiericcio da bar, non ha nessuna evidenza scientifica quella cosa. Noi le facciamo le indagini di soddisfazione d'utenza e tipicamente, in qualunque situazione, siccome anche ultimamente a Mantova si è creato il comitato anti-porta a porta che ha chiesto il referendum comunale, bisogna essere in grado di dire a loro e agli amministratori che si spaventano, che le indagini di soddisfazione d'utenza dicono sempre che il 60% è più contento col nuovo sistema che col vecchio sistema, il 30%, 30-35% dice per me questo o quello vanno bene uguale, però siccome questo fa bene all'ambiente lo faccio, l'area del dissenso è normalmente il 5%, ed è normale che ci sia, perché qualunque nuovo sistema noi introduciamo determina una piccola rivoluzione dei comportamenti quotidiani. È importante sapere, c'è un'area di disagio, bisogna poi affrontarla con soluzioni specifiche tipo quelle che è nucleato adesso Paolo Contò, ma avendo la consapevolezza che è il 5%, il 5%, l'altro 95% ci dà la forza dovuto per poter comunque entrare con il nuovo sistema. I 10 minuti sarebbero terminati, però per correttezza, se è veloce, un'ultima domanda. Sì, io ritornerei sul discorso del coinvolgimento del gestore appunto sulla presentazione del servizio. È una cosa che avevo già detto stamani prima di partire. Noi in Toscana, ad esempio, adesso si parte con i gestori unici, quindi i comuni non hanno più non possono avere più un influsso diretto sulla gestione del servizio sul loro territorio una volta aderito al gestore unico. È una domanda che mi chiedo, cioè quanto si può influire a livello comunale sulla gestione del servizio in Toscana? Più ingerenza da parte degli amministratori nel momento in cui si affida un... È così, è il motivo per cui noi la situazione in Toscana l'abbiamo sempre considerata la più pericolosa dal punto di vista della governance, ma non a caso nella legge di iniziativa popolare abbiamo detto separazione delle fasi di raccolta dalle fasi di smaltimento, e questo già incide fortemente su quella che è la governance prevista dal piano regionale della regione Toscana, e così porta i centri decisionali sempre più lontani dal cittadino, quella cosa.
Lì devono essere i sindaci che si devono prendere a cuore la cosa, perché poi comunque ci deve essere il piano industriale per lato, che però è un atto sovraprovinciale, cioè sono centinaia di migliaia di persone. Però i sindaci si devono mettere insieme e dire: noi vogliamo questo modello operativo. Fortunatamente anche la Toscana, dopo che nel 96 noi per Artusa, nel 2006 facciamo per Artusa il benchmarking sui diversi modelli operativi. Dimostrazione che impongono, non è il sì, certo, certo. Infatti, però, stavo arrivando al punto, fortunatamente anche la regione Toscana ormai dice che bisogna comunque passare al porta a porta. Poi però di porta a porta ce ne sono tanti, quello buono, quello cattivo e quello pessimo, e noi vorremmo che facessero tutti quello buono. No? Ok. Adesso ci incamminiamo sul terzo passo, vale a dire con il sistema porta a porta abbiamo un'elevata intercettazione di frazione organica e ovviamente di frazioni che per comodità e sinteticità chiameremo frazioni semplici. Il compostaggio più importante del riciclo. Dobbiamo dotarci di un sistema che a monte e a valle massimizzi la riduzione del rifiuto, non solo l'avvio ad un virtuoso ciclo di compostaggio, la riduzione del rifiuto, quindi presupponiamo che la frazione organica attraverso uno sforzo graduale debba essere mantenuta il più possibile fuori dal circuito dei rifiuti. Ecco l'importanza di esperienze, buone pratiche di autocompostaggio sia di utenze familiari, sia di gruppi di utenze familiari, sia di utenze commerciali. Antonio, Giovanni, vai. Grazie Alessandro. Prima di tutto mi presento, sono Andrea Giovanni, sono laureato in agraria a Firenze. No, non c'è. Un attimo, riscaldo. Più forte. Arrivo. Oggi mi presenterò, cercherò di fare una panoramica generale su quelle che sono un po' dal punto di vista normativo, un po' dal punto di vista tecnico, i vantaggi di una pratica ormai conosciuta che però sta avendo anche degli sviluppi. Poi vedremo anche degli sviluppi normativi per quanto riguarda il compostaggio di comunità. Io inizierei subito, visto che il tempo bisogna sfruttarlo tutto, e inizierei subito dalla direttiva europea, quella 98 del 2008, che ci definisce quali sono le priorità a cui noi dobbiamo fare riferimento. Ovvero noi ci andiamo in questo momento ad inserire su quella che è la prevenzione, cioè ovvero il miglior rifiuto è quello che non viene prodotto. Quindi in questo momento andremo a vedere attraverso l'autocompostaggio, il compostaggio domestico e il compostaggio di comunità come possiamo ridurre al monte del sistema un quantitativo, come vedremo, importante di rifiuti. Ecco, questa è una indagine merceologica che hanno fatto sul rifiuto in Toscana e vediamo che il 36% del rifiuto che viene intercettato in Toscana dalla raccolta differenziata è rappresentato dalla frazione organica. E questo oltre a rappresentare, perché comunque rappresenta sempre una percentuale importante, come spiegava Enzo Paolino poco fa, perché l'organico comunque ha un peso specifico, un volume molto importante e quindi un peso rappresenta il cassonetto molto importante, oltre a causare quelli che conosciamo tutti, i problemi legati alla biodegradabilità del prodotto e quindi al cattivi odori e soprattutto poi all'inquinamento del percolato e delle emissioni di metano quando andiamo a buttarlo purtroppo in discarica, come ancora avviene in alcune discariche dove non c'è il sistema di pretrattamento. Il dato che conta è una produzione media annuale di 530 kg abitante anno, abbiamo su per giù una produzione di rifiuti organici che provengono dagli scarti di cucina e da invece i rifiuti verdi, quelli del giardino, in circa 220 kg abitante anno. Questo vediamo ora come questo incide sui costi di gestione. Per quanto riguarda il materiale, vediamo che il 54% dei costi normalmente di gestione di un sistema è appunto dedicato a rappresentare appunto da rifiuti organici, appunto perché rappresentano un peso significativo
di tutto il sistema. In questa foto ho voluto racchiudere quella che è la carenza di carbonio nei suoli, ovvero della fertilità, la perdita di fertilità nei suoli in Europa. Come vediamo in Italia siamo sotto, mediamente sotto il 2%, quindi stiamo diciamo, consumando fertilità del suolo. E il compost in questo caso funge da sistema centrale per recuperare fertilità e carbonio organico nel suolo. In questo grafico invece, scusate se vi copro, la desertificazione del suolo in Italia, nelle zone rosse, vediamo invece i territori che sono a rischio di desertificazione in Italia, e la Sicilia, la parte della Puglia e la Sardegna sono le regioni più colpite, anche una parte della Calabria. Quindi il compost perché è importante? Il compost è importante perché intrappola il carbonio e lo riporta al suolo facendo quello che viene praticamente chiamato effetto sink carbonio, ovvero noi andiamo a catturare carbonio e lo stocchiamo nel suolo e evitiamo che questo carbonio si trasferisca poi in atmosfera e quindi vada a causare quello che conosciamo tutti come effetto serra. In questo grafico vediamo quindi prevenire è meglio che smaltire, ovviamente, e la riduzione del rifiuto attraverso dei passi. Il rifiuto organico, abbiamo detto, intorno ai 220 kg abitante anno, e attraverso il compostaggio nei parchi, come sta avvenendo per i parchi della Regina a Londra, dove fanno compostaggio all'interno del parco e cercano di ridurre i rifiuti organici prodotti dal parco stesso, azioni contro lo spreco di cibo, quindi last minute market o altri progetti di questo tipo sono importanti per ridurre il quantitativo di cibo che viene ogni giorno buttato via e che è ancora potenzialmente consumabile, e ovviamente attraverso la pratica del compostaggio domestico e collettivo, quindi una riduzione potenziale di 40 kg abitante anno, che come vedremo non è poco. Questo è un buon esempio che mi piace citare, ovviamente questa è una presentazione rubata da una slide da Roberto Cavallo, la provincia di Asti, c'è questo progetto in corso con 14.000 compostiere con dei risultati notevoli, con 85 kg pro capite hanno di rifiuto. Quindi ora vediamo brevemente, in brevi passi, quelli che sono il compostaggio in scala, però diciamo, focalizziamo la nostra attenzione sul compostaggio domestico e sul compostaggio di comunità. Il compostaggio, quindi diciamo, quello che viene effettuato industriale attraverso sistemi in cumulo o sistemi come quelli più avanzati con le biocelle che velocizzano il processo del compostaggio, per poi passare a una scala inferiore, ovvero la compostiera di comunità o compostiera per il compostaggio collettivo, e il compostaggio domestico, la nostra compostiera. Allora, qui ho riportato due definizioni che ho preso dal testo unico Ambiente 152/2006 sull'autocompostaggio e compostaggio di comunità. Quindi l'autocompostaggio fondamentalmente è compostaggio degli scarti organici all'interno della propria abitazione, e quindi l'uso, il riutilizzo del prodotto, il compost, per le finalità proprie, quindi nel giardino, per i vasi e così via. Il compostaggio in comunità quindi è quel compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche, da frazioni organiche e residui urbani prodotti sempre dalle stesse famiglie, attenzione, questo è un passaggio importante, al fine appunto di utilizzare quel compost da utilizzare però sempre all'interno dello stesso luogo di produzione. Questo è importante, cioè, quindi organico trasformato e il riutilizzo del compost deve avvenire nel luogo di produzione e non in altri punti. Il compostaggio domestico, alcuni dati, ovviamente sono dati, diciamo, delle medie che vengono fatte, una famiglia di circa, una persona di circa produce 60-70 kg di rifiuti organici all'anno, la gestione di 100 metri quadrati di giardino all'incirca produce 400 kg
di sfalci ed erba e di potature, una famiglia di 4 persone in un anno può arrivare a prodursi arrivare a produrre 650 kg di scarti organici. Quindi capiamo che, come diceva Enzo prima, ci sono delle differenze notevoli se ci troviamo al nord e se ci troviamo al sud. Al sud vengono mediamente, si conteggiano, una produzione di rifiuti organici maggiore, anche per forse le abitudini culinari che abbiamo noi del sud, perché ci metto anch'io. Allora, la compostiera domestica, ovviamente la conosciamo, è quello che consiglio per chi poi fa i progetti di diffusione del compostaggio domestico, è non obbligare l'utenza a scegliere una sola tipologia di compostiera. L'utenza deve avere la possibilità di scegliere nella soluzione migliore rispetto a quella che è la propria possibilità. Quindi se qualcuno si vuole, vuole fare la compostiera da solo a casa, bene, lasciate libero spazio di fare, cioè non obbligate le persone a dire no, dovete utilizzare per forza la compostiera che vi rende dotazione comune. No, persone possono utilizzare metodi per il culo perché hanno più spazio, metodi come la compostiera autocostruita o quella in legno. Ve lo dico perché mi sono ho avuto delle esperienze personali su progetti di compostaggio e questo è indicativamente significativo. Invece questa che vi propongo ora è una novità, l'abbiamo vista a Ecomondo, è la prima compostiera collettiva che è stata costruita in Italia, cioè Made in Italy, ovvero la compostiera .it è quella che diciamo la compagnia, la cooperativa Erica, il presidente Roberto Cavallo sta proponendo al mercato italiano. Prima, come invece è stata installata a Capannori, la Iverform svedese, che è invece un'altra tipologia di compostiera. Questa è la compostiera, come potete vedere dalle immagini a destra c'è un contenitore dove viene inserito lo scarto organico. Avviene una triturazione con l'immissione di pellets, comunque materiale secco mischiato in proporzione al rifiuto organico che viene messo. Questo finisce in una prima vasca dove all'interno c'è un rivoltatore e sta circa un tempo diciamo residuo che può essere determinato e poi passa alla vasca successiva dove finisce il processo di compostaggio. Il processo dura circa 40 giorni e il prodotto è un prodotto stabilizzato che deve essere maturato, quindi questo credo sia importante. Questa slide invece è una fotografia che ho ripreso da Fabio Musmeci dell'Enea e raffigura quelli che sono gli impianti di compostaggio di comunità che si trovano in Italia. Poi vediamo, abbiamo anche il puntino sul Capannori con la Iorafon, la compostiera installata nella mensa comunale, compostiera svedese. Si stima con un compostaggio di comunità di circa una possibilità di gestire un quantitativo di rifiuti che circa 25 tonnellate in ingresso ogni anno, sono stime ovviamente che possono cambiare, produzione di circa quindi di 250 abitanti, quindi immaginate una sezione, una parte, di una frazione distaccata di un paese difficilmente da raggiungere per la propria posizione e quindi una produzione di circa 50 tonnellate di ogni anno di 5 tonnellate, 30%. Il compostaggio quindi dove va a fare? Cioè, quali sono le condizioni migliori per fare questa tipologia, promuovere questa tipologia di soluzione? Le mense ovviamente, cioè, le mense producono, vicino alle mense, come è stato fatto a Capannori, riproducono una quantità di organico elevata, giornaliera, e quindi possono essere loro stesse a potersi produrre il proprio compost da poter riutilizzare. Nelle mense scolastiche dove ci sono anche i progetti legati agli orti, alle orti e quindi alla parte didattica.
come vi dicevo prima, contrati isolati, comuni isolati, cioè pensare a un sistema di gestione alternativo, magari dove la compostiera comunitaria fa una specie di lavoro di pretrattamento oppure di pre-raccolta e successivamente e quindi evita che diciamo, le gite cosiddette dal punto di vista tecnico, cioè ovvero il numero di volte che bisogna andare a fare la raccolta di organico diminuiscono, e quindi questo è un vantaggio non indifferente per chi, per il gestore che gestisce il servizio e per la comunità ovviamente che ha la possibilità di riutilizzare il proprio scarto. Vado a concludere le ultime due slide. Questo è importante perché la legge di stabilità ha introdotto attraverso questo collegato disposizioni in materia ambiente per promuovere misure di green economy per contenimento dell'uso eccessivo o di risorse naturali. Questo nell'articolo 17 abbiamo le disposizioni per favorire la diffusione del compostaggio dei rifiuti organici che entro 90 giorni dovrà essere reso attuativo da un decreto, e questo è importante, poi vedremo se magari ci sarà la possibilità di discuterne per quanto riguarda l'aspetto autorizzativo. Vado a concludere quelli che sono i tre vantaggi, ovviamente dal punto di vista economico, ambientale e sociale. Dal punto di vista economico, ovviamente, grazie all'intercettazione dei rifiuti organici a monte abbiamo una riduzione dei costi di gestione. Abbiamo un sgravio anche sulla bolletta dell'utente, perché non l'ho detto, comunque quando i comuni di solito applicano, favoriscono attraverso l'applicazione del compostaggio domestico, attraverso l'albo dei compostatori e attraverso una delibera comunale che ne determina le regole principali, all'interno del regolamento c'è sempre una parte dedicata allo sgravio fiscale, cioè ovvero dipende va dal 10 al 15%, dipende dai casi, ogni comune poi stabilisce una percentuale propria. Ovviamente, come abbiamo visto prima, da un punto di vista, scusate non si legge, è ambientale, sì. Dal punto di vista ambientale ovviamente questo ci consente di intrappolare, come abbiamo detto, il carbonio e stoccarlo nel terreno, quindi effetto sink carbonio, la riduzione delle emissioni, quindi i clima alteranti, e la ricostituzione quindi della fertilità del suolo di cui abbiamo estremamente bisogno. Ovviamente quelli che mi piace anche sottolineare sono gli aspetti sociali del compostaggio, cioè il compostaggio è anche un modo per condividere le esperienze, condividere i modi. Abbiamo fatto il compostaggio comunitario, è bello perché quando le persone si riuniscono si scambiano anche i pareri per quanto riguarda che tecnica hai utilizzato, come hai fatto, ma ho avuto questo problema, come posso risolverlo, quindi si crea anche una buona interazione tra le persone che favorisce comunque lo scambio e la condivisione. La responsabilizzazione del cittadino ovviamente è importante, come ricordava prima nella presentazione, non ricordo il nome di Paolo, e ovviamente un aspetto importante può essere utilizzato anche per l'educazione e la formazione, quindi se ci sono amministratori invito loro a adottare dei progetti di educazione ambientale nelle scuole e di riciclaggio del compostaggio, cosa bellissima. Ho visto che a Capannori nelle scuole fanno la raccolta differenziata dell'organico che io purtroppo non ho mai visto nelle scuole che ho frequentato io fino ad ora, vedere sembra una cosa banale, però è una cosa che rimane, cioè nel senso nella mente di un bambino che cresce, vedere il secchiello dell'organico e poterlo magari compostare nella propria scuola. Quindi dal punto di vista educativo e di formazione è molto importante. Quindi vi ringrazio per l'attenzione. Adesso di nuovo Enzo, vi invito a rimanere qui perché spesso dietro facciamo a completamento di quello che ha detto Antonio, io dovevo parlare invece dei sistemi di valorizzazione degli scarti organici di livello industriale.
I sistemi di valorizzazione dell'organico di livello industriale. Beh, questo l'ha già inquadrato perfettamente Antonio, quindi andrò velocemente. Dico semplicemente che la grande attenzione a livello mondiale sulla separazione dell'organico e la sottrazione dell'organico alla discarica, forse il più grande driver che abbiamo avuto di politica ambientale a livello europeo negli ultimi 10 anni, è stata in realtà la direttiva discariche, prima ancora della direttiva quadro, perché la direttiva discariche è quella che ha istituito A, l'obbligo di riduzione del rifiuto biodegradabile da via di discarica e quindi promozione dei circuiti di separazione dell'organico da un lato e della carta dall'altro, e B, l'obbligo di pretrattamento del rifiuto residuo. Su questo torneremo oggi pomeriggio quando parliamo del trattamento del rifiuto residuo. Il 4% del totale dei gas serra a livello mondiale sono metano fuggitivo che esce dalle discariche, ma perché lo calcola su 100 anni? Se fosse su 20 anni, perché nei prossimi 20 anni che dobbiamo vincere questa battaglia sul cambiamento climatico, in realtà il potenziale serra del metano è più alto sui 20 anni, perché non è 21 ma è 60 volte più potente delle linee carboniche, quindi il contributo delle discariche è l'11% al totale dei gas serra. Queste sono tutte cose che ho già fatto vedere Antonio. Ok, cominciamo da qua. La raccolta differenziata dell'organico è stata la vera spina dorsale dell'aumento dei tassi complessivi di raccolta differenziata in Italia negli ultimi 20 anni. Cioè, è consustanziale all'introduzione del porta a porta, abbiamo cominciato a fare la cosiddetta differenziazione secco-umido. Da qualche anno è il maggiore contributo ai tassi complessivi di raccolta differenziata, superato la carta, nonostante ancora in molti dei comuni